buonasera a tutti, benvenuti e grazie per essere qui questa sera. Abbiamo scelto di sfidare la pioggia, l'inaugurazione delle Olimpiadi, tutte le belle cose che fanno in TV, e avete scelto di essere qui questa sera. Io mi chiamo Massimo Ballali. Se i signori che entrano possono trovare posto con un minimo sforzo. Grazie. Dunque, io mi chiamo Massimo Ballali, sono attivista 5 Stelle e è la seconda volta che ho che mi prendo di venire qui a presentare qualche cosa. L'ultima volta fu il 4 novembre del 2009, ad un mese dal giorno dell'ufficializzazione del Movimento 5 Stelle. In quell'occasione l'ospite principale fu Marco Travaglio, che destò abbastanza scalpore in quel periodo, in quella volta, e lasciò uno strascico abbastanza evidente. Dunque, più che altro perché, rispondendo ad una domanda che gli venne fatta dal pubblico, relativa al motivo per cui, visti i disastri meteorologici che affliggevano l'Italia in quel periodo, simili a quelli di questi giorni, le informazioni da parte mediatica e gli aiuti da parte governativa, si chiedeva la gente, come mai fossero insufficienti se non assenti nelle nostre zone. Forse tutti ricordiamo il tifone di Ballani, che destò scandalo per l'assenza degli aiuti a quella gente. Quindi questa differenza con altri luoghi della penisola, altri luoghi italiani, fu motivo di una domanda da parte del pubblico. Marco Travaglio, il buon Marco Travaglio, ma molto diretto, aveva già la risposta e la diede molto direttamente, perché qui noi, oltre ad arrangiarci, sanno già come votiamo, sanno già come farci votare, non servono gli aiuti qui nella nostra zona. Perché? E questo vale tanto per i lavoratori quanto per le imprese. È facile nel nostro Veneto, a quanto pare, spostare il consenso popolare senza grossi sforzi. Questo vale tanto per i lavoratori quanto per le imprese. E se siamo qui stasera è perché rifiutiamo l'idea, smettiamo di accettare l'idea di essere solo una popolazione di pecore lavoratrici alla mercé di economia o del governo. Vogliamo e dobbiamo cambiare mentalità, testa, formare una nuova coscienza collettiva, formata di nuove informazioni, insieme al necessario, per arrivare al necessario cambiamento della nostra società. A tale scopo, l'incontro come questo, incontri come quello di questa sera, si stanno moltiplicando in tutta Italia. I nostri parlamentari a 5 Stelle, tra i pochissimi che stanno a Roma dal lunedì al venerdì, prendono l'aereo, il treno, quello che serve per tornare nelle proprie zone e accettano di presenziare a presentazioni, convegni, tutto quanto quello che può servire per divulgare l'informazione, per informare la popolazione su quello che sta succedendo veramente a Roma, che è, senza usare un termine senza temere di usare un termine esagerato, è una vera e propria rivoluzione nella politica italiana. Quindi, a tale scopo, gli ospiti che abbiamo riunito qui stasera. Allora, io devo fare delle precisazioni riguardo proprio a questo, perché gli ospiti non sono gli stessi che erano preventivati. Jessica Rostellato, appartenente alla Commissione Lavoro, che doveva essere qui, purtroppo assiste il figlio che subisce un intervento chirurgico. Quindi al suo posto sta arrivando, è per strada, Giovanni Indrizzi, senatore della Commissione Affari Costituzionali. Con noi, per il resto, gli altri ospiti sono gli stessi preventivati. Naturalmente il primo da citare è Massimo Colomban, imprenditore e presidente di Confabri, che ci ospita gratuitamente per questa serata. E a seguire
in scaletta di interventi, sperando che arrivino a breve, sarà appunto il cittadino portavoce al Senato Giovanni Endrizzi della Commissione Affari Costituzionali. Poi qui per noi abbiamo Mattia Fantinati, portavoce alla Camera presso la Commissione Attività Produttive, e anche lui in arrivo David Borrelli, attualmente referente Movimento 5 Stelle per i progetti legati alla piccola e media impresa, nonché primo grillino ad essere stato eletto in un consiglio comunale in Italia. Accade nel 2008 a Treviso. Quindi questa sera, oltre ad essere un momento di riflessione per illustrare la situazione socio-economica attuale, raccogliere le proposte del settore produttivo, l'intendimento dell'incontro è spiegare il progetto del movimento nelle sue parti essenziali, indicare gli attori del cambiamento e gli strumenti dello stesso che vanno utilizzati per sostenere il mercato e i lavoratori nella fase di passaggio dall'attuale al futuro assetto economico. Tenteremo anche di dare una previsione della tempistica, che è la fase più difficile forse. Chiediamo ai relatori questa sera di delineare il progetto che ci porterà fuori da quella che chiamiamo crisi. Chiediamo loro di spiegare che non si tratta solo di una congiuntura socio-economica imprevista ed imprevedibile, ma la conseguenza di precise responsabilità e di una gestione errata della governance economica nazionale, che può essere corretta. Politica e pianificazione finalizzate al controllo delle risorse e delle masse, parole pesanti, è un interrogativo, perché sta succedendo tutto ciò? C'è una vera volontà? Oppure si tratta di semplice cinica speculazione? Oppure ancora si tratta di semplice superficialità nella gestione delle risorse? Magari saranno solo normali meccanismi di mercato? Dobbiamo accettarlo, non possiamo farci nulla. E quindi teniamo la situazione così com'è, noi non pensiamo così, e cerchiamo di sentire tutte le parti in causa, di portare informazione, di creare, come dicevo, una nuova coscienza collettiva che ci permetta di fare un cambiamento il più veloce possibile. Quindi, volendo dare una ponderata speranza alla gente e nel contempo renderla edotta della realtà, per risvegliare la coscienza civile dei cittadini, che diventino parte attiva del cambiamento attraverso la crescita di una appropriata coscienza collettiva, cominciamo a presentare le relazioni dei nostri ospiti, partendo chiaramente dal nostro ospitante Massimo Colomban, presidente di Confapri, a cui cedo la parola. Grazie Massimo. Allora, una prima precisazione, intanto buonasera a tutti, vedo che siete numerosi, che siete, mi aspettavo molti più giovani, invece siete tutti giovani, che ho già 64 anni, però voglio dire che quando c'era Travaglio c'era un popolo, diciamo, molto più giovanile, nel senso che 15, 25, potremmo dire 30, 40, 70. No, questo è positivo, vuol dire che al movimento si stanno avvicinando sempre di più persone. Premetto una cosa, che io ho tifato quando è arrivato Berlusconi, che ha detto che innovava l'Italia, non mi vergogno di dirlo. Ho tifato un po' meno per quando la Lega ha detto che avrebbe cambiato l'Italia. E sto tifando per il movimento che dice che cambierà l'Italia. E io tiferò sempre per chi vuole innovare questa Italia, perché forse sono stato troppo fuori dall'Italia, o io per sviluppare la permasterisa ho dovuto emigrare, io sono un imprenditore emigrante in Italia, per sviluppare un'impresa nel campo delle costruzioni, quando uno vuole fare i grossi appalti o paga o crea questo dos to desk con la politica, cosa che mi è assolutamente propria, oppure non lavora. Quindi io sono andato a sviluppare la permasterisa, è stata la mia fortuna da un certo lato, perché diciamo, quando l'ho lasciata, e ricordo che l'ho lasciata via via gradatamente, diciamo dando le stock option, che sono cose che si sono guadagnate, premetto,
40% dell'azienda l'ho distribuito senza che nessuno pagasse mai una lira come premio ogni fine anno a 83 manager che sono poi diventati soci. Potevo dire che non mi aspettavo che dopo 3 anni che gli avevo regalato le azioni o quasi le vendessero a una merchant bank la quale ha venduto oggi l'azienda giapponese. C'è qualcuno da per sottilizzare qui dentro o nessuno? Magari non chiedo alzata di mano, magari ci sarà qualcuno che conosce la storia. Io continuo a fare l'imprenditore, faccio costruzioni, ho aiutato 10 giovani tra i 25 e i 50 anni, perché siamo sempre giovani, io mi ritengo un giovane, a fare impresa, quindi le famose start-up. Start-up che devo dirvi che è difficile farle, start-up è questa parola inglese, cioè inizi una nuova impresa. In Italia non c'è la cultura di fare l'impresa, cioè se noi andiamo in Silicon Valley, a Bangalore in India, andiamo a Singapore, andiamo ad Oxford, a Londra, il fare una nuova impresa è veramente sostenuto non solo dallo Stato, ma dalla cultura, dalla società. Invece in Italia l'università sembra quasi che l'impresa sia una cosa che si porta dietro dei virus infettivi, cioè non ti fanno entrare all'università. Tanto per dirvi, io sono stato 6 anni nel consiglio di amministrazione della Harvard University, che è la più importante università del mondo a Boston. Cambridge è una cittadina giusto a fianco a Boston. Poi pensate, un italiano va a sedersi in consiglio di amministrazione di Cambridge, perché? Perché lì le università sono a contatto continuo con imprese. Quelli che dimostrano essere bravi imprenditori li chiamano subito, così come tanti altri incarichi che non voglio adesso qui, sembra quasi un'autocelebrazione, non voglio fare questo. Voglio semplicemente dirvi che il problema della nostra società parte dalla formazione, poi la formazione che tiene l'economia fuori dalla scuola. Quindi noi abbiamo studenti universitari che escono con la laurea che l'impresa non assume. Perché non l'assume? Perché non vogliono assumere dei teorici, perché sono stati tenuti a una cultura umanistica che può servire se uno fa il letterato oppure fa il giornalista, serve molto meno se uno deve produrre, deve entrare in un ciclo produttivo, in un ciclo economico. Quindi il problema della nostra società, i problemi attuali che stiamo vivendo partono da lontano, partono dalla scuola, poi si allargano nei media, senza cattiveria per nessuno, perché come in tutte le cose c'è magari un 30% di persone eccezionali, pulite e corrette, o forse 50, e c'è un altro 50 che invece è pacato, è malato, e che purtroppo però sono come succede in una vasca di pesci, no? C'è un squalo e si manda 10.000 pesciolini ogni giorno. Così succede nella scuola, così succede nei media. Pensate che i media sono finanziati da una commissione che dipende dal Presidente del Consiglio, che elargisce a chi 1, a chi 3, a chi 5 milioni, in qualche giornale addirittura 15 milioni, non mi ricordo il solito, della Confindustria, pensate, riceve 10 o 13 milioni, la Repubblica mi sembra che ne riceve più di tutti perché ha più copie. Quindi voi pensate che l'informazione in un paese debba essere finanziata da una commissione del Presidente del Consiglio? Togliere ai cittadini 100 milioni circa, adesso non voglio, se ci sono giornalisti prego, sto dicendo approssimativamente i dati ma sbaglio di poco, non credo di sbagliare di più, almeno 10%. Quindi l'informazione è veicolata, poi andiamo avanti, non è mica finita. Poi ci sono le banche fino a poco tempo fa erano controllate dallo Stato, cioè le grosse banche, poi sono state privatizzate, ma secondo voi sono state veramente privatizzate? Se andate a vedere quando cambiano i grandi amministratori delegati dal Monte dei Paschi, non ne parliamo, ma anche di Intesa Unica, non mi sembra che ci sia molta competizione tra Stati. Poi c'è il sistema giudiziario, io come imprenditore l'ultima causa che avevo fatto come per Mastrisa era durata 15 anni, mi sono guardato bene da iniziare un'altra, anche se non mi pagavano preferivo mettermi d'accordo, rimetterci dei soldi che aspettare 15 anni, perché ne avrei rimesso sicuramente di più, avrei ingrossato un reddito, mi spiace per gli avvocati che ci sono in sala, degli avvocati che sono, non so se lo sapete, ma 10 volte di più di qualche altro Stato.
10 volte più di uno Stato europeo che ha la stessa popolazione. E così è per gli architetti, perché non è stata fatta una educazione alla formazione scientifica che è il futuro. Mentre la Cina produce 7 milioni di ingegneri all'anno, noi ci stiamo trastullando con ancora l'umanesimo latino, che per carità serve, perché serve anche, mi leggo anch'io i libri quando sono in tele, però è importante capire che l'umanesimo può essere il 10% della popolazione. Quando l'umanesimo latino arriva ad interessare il 30% della popolazione, mi domando chi manterrà questi che fanno umanesimo latino, con tutto il rispetto della cultura, perché qui ho fatto un restauro e la cultura è una parte importante. Io continuo a leggere libri, come credo tutti quanti voi. Quindi andiamo un attimo avanti. Quindi le banche, sappiamo tutti come sono, la politica non serve, perché direi che la corruzione, l'ultimo rapporto della Comunità Europea, il 50% della corruzione di tutta l'Europa è in Italia. Parliamo di 60 miliardi all'anno che vengono bruciati, rubati direi, non sono bruciati, sono rubati alle imprese, e quindi essendo rubati alle imprese vuol dire il 4% in meno del prodotto interno lordo, vuol dire il 4% in meno di crescita. Allora, con questi dati, io sono entrato in Italia nel 2002, vivevo più all'estero, il 98% del fatturato della firma Stilisa era fuori dall'Italia, il 99% di quello che io ho guadagnato l'ho guadagnato fuori dall'Italia, anzi ero residente fuori dall'Italia, ho riportato i patrimoni in Italia, ho fatto l'errore, ho comprato questo brando, ho investito in aziende, ho investito in altre cose, e mi sono trovato un'Italia che 30 anni prima l'avevo lasciata perché era un po' corrotta, me la sono trovata doppiamente corrotta. Quindi voi capite perché io ero un fan di chi voleva innovare l'Italia, che poi in parte ci ha tradito, perché in realtà non è stata innovata l'Italia. Mi hanno chiamato anche a ristrutturare il turismo nazionale, io sono stato in Sviluppo Italia 2 anni e mezzo ristrutturando Sviluppo Italia Veneto, e devo dirvi che se non si fa quello che gli americani chiamano spoil system, via tutti e dentro quelli che hanno vinto, solo così possono rispondere. Vi assicuro che oggi qualsiasi ministro che va a governare non governa, perché a me, quando sono stato a fare questo progetto nazionale, mi dicevano: compagno, tu non devi parlare col ministro, tu devi parlare con noi. E questi si chiamavano direttori generali, capi di dipartimento, che erano lì da 30 anni, che avevano visto passare 20 ministri, che se ne fregavano di quello che diceva il ministro. Voi pensate che uno possa fare una politica con questa condizione? Quando poi sono contento di sentire Mattia e Giovanni, ve lo diranno, quando loro fanno un progetto di legge, poi ci sono quelli che fanno l'articolato di legge. L'articolato di legge è quello famoso che vi legge grido delle volte, visto l'articolo 32, premesso che l'articolo 27 viene corretto con questa frase, al punto 23 bisogna fare così, se non è un po' preparato in codici e quindi in legislazione, e normalmente deve essere un avvocato. Poi l'avvocato logicamente cercherà, io credo per autodifesa personale, per sopravvivenza, essendo 10 volte di più quelle che sono in altri stati, guai se le cose sono semplici. Poi andiamo avanti, guai se le cose sono semplici all'interno della Confindustria o all'interno del sindacato, scusatemi. Siamo in attesa del collegamento. Possiamo farlo? Mi interrompo, poi quando voi siete stanchi del mio prolopio io mi fermo, volevo solo spiegarvi perché mi vedete qui. Non so neanche come definire, mi sentite? Buonasera Beppe, ciao Beppe. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Grazie, siete, quanti siete? 300-400? Sì, siamo 340-350. Fantastico. Ormai siete degli eroi, siete gli unici in questo momento, per stasera in Italia, che parlano di lavoro, di impresa, di cose tangibili, no? Quindi io mi sono permesso di inserirmi con una telefonata, vedi come sono
preciso nelle parole, non posso più sbagliare, dire una parolaccia, diventerò una persona straordinaria. Bene, porteremo le vostre, il vostro piano di lavoro, le vostre idee, al massimo inserite nei nostri programmi. Avete visto che abbiamo fatto una cosa molto bella, quella che chi ha dei crediti verso lo Stato non paga più Equitalia, vanno a scontarsi con le cartelle di Equitalia. È stata una nostra mozione, è stata approvata quasi all'unanimità, adesso sentiamo che il governo entro 60 giorni mi sembra debba dare l'ok. Quindi noi stiamo andando avanti piano, facciamo le cose, non vengono fuori magari dai giornali, ma è la nostra, i nostri 20 punti cominciano, Corriere di Cernata e la piccola media impresa, il Made in Italy, l'IRAP, insomma le solite cose. Non vi racconto più nulla di cose che sentite già tutti i giorni da questa gente. Vi dico solo una cosa: vinceremo le elezioni europee, porteremo le nostre proposte in Europa, cambieremo un sacco di cose se vinciamo le europee, proprio i trattati firmati, cambieremo e metteremo al centro finalmente l'Italia di qualcosa che non c'è mai stato, che è un'Europa molto diversa da questa qui come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Io non so cosa dirvi, sono pieno di denunce, di cose, il livello di tiro su di me sul movimento si è molto alzato. È giusto, sei un eversivo. Sì, sono un eversivo, ho preso 6 mesi, cioè ho preso, il PN ha chiesto 9 mesi di carcere per essere entrato in una baita dove e l'imputazione da documento è aveva rotto un sigillo già portato via dal vento. Anche tu. Io non ci ero pure, era un sigillo inconsapevole. Comunque si stanno accumulando denunce su di me, spero in un decreto legge svuota carceri, e quindi la preoccupazione diventa più sostenibile. Io vi abbraccio. Grazie. In alto i cuori, diciamo. Siamo noi. Ciao Lottana, ciao Davide, ciao Vito, ciao Mattia, grazie a tutti. Che ti fa un saluto Massimo. Sì. Beppe, non ti preoccupare che teniamo dura. Sì, lo so che siete. Comunque mai comune mezzo gaudio, sappi che hanno cominciato a revisionarmi 5 anni fiscalmente anche a me, visto che sì, mi sono troppo posizionato per l'innovazione di questo Stato. Sì, ora vabbè, stai scritto la tassa sulla spazzatura, perché mirano a qualsiasi cosa. Posso... Sui giornali, tutte le cose straordinarie. Ne vedremo delle belle in questi 3 mesi. Ciao a tutti, ciao Beppe. Ciao Beppe, grazie. Grazie a voi. Ciao. Quindi? Vado più veloce? Volevo spiegarvi perché voi mi vedete qui. Quindi io credo che bisogna essere un po' meno vigliacchi nella vita per avere il coraggio di cambiare questo Stato. Non parliamo poi della mafia che sta arrivando anche al nord, la corruzione che vi dicevo, che toglie a voi il futuro, toglie ai nostri figli. Io ho 4 figli e quindi vorrei che non pensassero che il papà non ha fatto niente per il proprio futuro. Quindi il motivo per cui sono qui, ma fra un po' li striglierò, è per cambiare un attimo questa Italia. Domani io sono a Pordenone, ho speso i miei soldi per i manifesti, eccetera. Vi racconto una cosa che è importante. Ho stampato dei manifesti con alcuni imprenditori, perché ci sono... Allora, io ho fatto 10 anni dipendente, dai 14 ai 23 anni, intanto studiavo la sera, mi sono diplomato, ho fatto 2 anni di università. Poi mi sono messo a fare l'imprenditore, e 40 anni che faccio l'imprenditore. Come me ce ne sono perlomeno il 90% degli imprenditori, perché molti di voi magari sono dipendenti e tendono di vedere nell'imprenditore sempre lo speculatore. L'imprenditore che lavora a fianco al collaboratore, perché io non ho mai chiamato dipendente nessuno, perché tutti lavoriamo. Io mi considero lavoratore. Quindi è vero che ci sono i padroni delle feriere o i speculatori, ma sono più nella finanza, ci stiamo molto attenti, sono questi che ci stanno spogliando. Pensate che lo Stato sta pagando 150 miliardi, che sono un'enormità, il 20% dell'intera spesa nazionale se ne va sotto forma di interessi alla bisca finanziaria, perché Tremonti la chiama la bisca finanziaria. Al di là che uno piaccia o non piaccia Tremonti, io l'ho conosciuto
da vicino quando ho fatto quel periodo. Vi posso dire che ho ristrutturato due aziende pubbliche risparmiando il 20% sulla manodopera senza licenziare alcuno, semplicemente tagliando tutte le consulenze inutili. Ho risparmiato il 40% sugli appalti semplicemente mettendoli in gara senza fare cartello, senza lasciare spazio ai raccomandati, alle aziende che volevano la corsia preferenziale, il progetto. Questo è lo Stato, quindi perché mi vedete qua? Perché io penso di dover fare un minimo di ruolo per poter cambiare questa Italia in meglio. Quindi tutti quelli che si presentano, che ci promettono che cambieranno l'Italia, io sarò al loro fianco, però sarò al loro fianco anche a bastonarli se occorre, se non fanno il loro lavoro, giusto Mattia? Perché non è che andate a Roma, prendete poco perché vi autotassate, anzi donate, diciamo, le nuove imprese italiane gran parte del vostro stipendio, quindi chapeau, come si dice in Francia, no? Tanto di cappello. Però è un bel applauso, perché realmente penso che io mi ha lasciato proprio poco, eh? Cioè da me i manager, no, non so se stavano con me, andavano via se venivano trattati come vi ha trattato Beppe, però diciamo che dovevano dare l'esempio e su questo sono stati coerenti, ne hanno detto di tutti i colori. Io ho conosciuto questo gruppo semplicemente presentando noi delle cose che vi trovate sul sedile, giusto? L'avete ognuno, sino a quando uscite ve li trovate sui tavoli. Noi domani presentiamo, abbiamo messo insieme 1,5 milioni di imprese che non appartengono a Confindustria, Confcommercio o Confartigianato o CNA. Sono i presidenti provinciali di molte di queste sigle che vi ho detto, io pure sono associato a Confindustria, che partecipa con noi per cambiare l'Italia dall'interno, per cambiare le nostre associazioni dall'interno. Quindi come cittadini avete il dovere, perché se soggiacete a questa logica, ormai siamo veramente al default come Italia, cioè siamo vicini alle storie che abbiamo sentito, che ridevamo, della Grecia, dell'Argentina, no? Di tutte queste tragedie, no? Nazionali o internazionali che sono successe. Guardate che l'Italia è messa molto male, cioè noi ci indebitiamo ogni anno di 150 miliardi, non sono pochi, tra nuovi titoli emessi, interessi passivi che non riusciamo a pagare. E se andiamo a vedere dove vanno questi soldi, vanno nella bisca finanziaria, a me piace chiamarla con questo nome che l'ha coniato Tremonti. E quindi abbiamo un governo che anziché fermarsi e andare a ridiscutere queste condizioni, noi abbiamo dei soldi che vengono dati alle banche a 0,25 e che poi vorrei vedere una famiglia che si indebita, credo che paghi il 5, 10, qualche volta addirittura il 15, poi non parliamo di tutte le commissioni e tutto quello che ci va dietro. Quindi dentro a questa rete di imprese che adesso, prima eravamo Confapri, esiste sempre la Confapri, era una delle 25 sigle, delle 25 associazioni che hanno formato questo raggruppamento che si chiama Sì, Salviamo l'Italia. SI sta per sì affermativo, ma sta anche come iniziale di Salviamo Italia. Sì, salviamolitalia.it, se volete vedervi, è quello che facciamo. E quindi in molte di queste cose, se vedete tutte quello che noi chiamiamo scacomato la crisi in tre mosse e vedete tutte le misure da prendere, l'85-90% le hanno condivise il Movimento 5 Stelle, quindi io non ho vergogna a dire che sono al loro fianco se faranno le cose. Se non faranno le cose non sarò più al loro fianco, perché se non verranno prodotti fatti, è vero che non sono al governo ma sono all'opposizione. Però al prossimo round, se non portate a casa la maggioranza, rimarrete all'opposizione chissà per quanti anni, quindi anche questo ragionamento va fatto. È vero che piuttosto di sposarsi con una che fa la battona in strada, no? Mi scusate il termine, no? Con dei rappresentanti di altri raggruppamenti come quelli che sono passati fino ad ora, che sono poco raccomandabili, forse hanno fatto bene stare fuori. Però non lo so se il prossimo round, se faranno questa legge elettorale, io credo e temo che non ce la facciate, cioè mi dispiace per voi, ma se non facciate arrivare al 37%, perché così mi sembra esca la legge elettorale, non voglio scoraggiare, perché io dovrei essere quello di incoraggiare, ma qui siamo tra fans di questo partito, giusto? Quindi voi non dovete essere, non devo convincere voi, noi dobbiamo riflettere, mi sembra che state parlando, vogliamo cambiare l'Italia, io credo ci siano
non solo squali negli altri partiti, ma che ci siano gente valida. Bisogna creare un raggruppamento. Questo, se fosse qua David mi dice un sacco di parole, magari sta arrivando, così me le prendo. Se è arrivato, è meglio che vieni. Io vorrei che vinceste, che cambiaste questa Italia, cioè temo che da soli non ce la facciate. Siccome io sono un vostro fans, io temo che da soli non ce la facciate, e quindi penso che dovete fare una strategia, proprio come si fa una strategia di guerra, perché siamo in guerra, cioè siamo in guerra contro un sistema di casta peggio che feudale, perché io credo che una volta le famiglie reali fossero meno cattive verso i propri sudditi. Vi ricordo che facevano le rivoluzioni quando le gabelle famose superavano il 10%, quando un feudo superava il 10% succedevano le rivoluzioni. Bene, le gabelle sulla testa degli imprenditori sono al 70%, sulla testa dei collaboratori sono oltre il 55-58%. Quindi fate voi, e quindi lascerei la parola a chi volete. Io. Grazie Massimo Colomban. Che sono arrivati Davide Borrelli, referente del Movimento 5 Stelle per le piccole marine, Giovanni Rizzi, portavoce al Senato, e direi di cominciare a continuare la relazione partendo da Mattia, che vorrei che ci parlasse un po' di quelli che possono essere gli strumenti. Per agevolare le imprese nel continuare a reggere il mercato e nello sviluppare il nuovo assetto economico. Intanto finché prepara, io mi presento, sono Mattia Fantinati, Commissione Attività Produttive, deputato al Movimento 5 Stelle. Prima di essere deputato, anch'io ho avuto un'esperienza imprenditoriale, ero uno di voi. E che cosa dire? Io mi sono sempre chiesto, prima di diventare imprenditore, avevo una società di ingegneria, sono un ingegnere, perché uno fa l'imprenditore? Io pensavo per il profitto, sicuramente, quando uno sta dipendente dice questo fa l'imprenditore per fare soldi. Dopo, quando uno invece mette in conto tutti i trabocchetti, se uno sapesse prima tutti i trabocchetti che un imprenditore va incontro, se uno mettesse in conto sabati, domeniche, feste, passate sempre sul lavoro, mal di stomaco, mal di fegato, tasse, stato, sicuramente uno non lo fa per profitto. Lo fa perché? Perché vuole creare qualcosa, perché vuole metterci del suo. Soprattutto se lo fa in Italia, perché crede ancora nel suo paese, crede in qualcosa. Lo Stato italiano attualmente, il problema qual è? Il governo non sta aiutando questa tipologia di persone. Allora, effettivamente sembra quasi che stia andando contro. Ora, la mia presentazione, che sarà proprio, diciamo, cioè quasi didattica, nel senso per farvi vedere quello che stiamo facendo noi in Parlamento, perché sono sicuro che tanti di voi non lo sanno. Io vorrei farvi vedere quello che facciamo, quello che abbiamo portato a casa, ve lo stavo raccontando prima Beppe, e quello anche che non abbiamo portato a casa, ma soprattutto cercare di capire insieme qual è la strategia che secondo noi può rilanciare effettivamente l'economia italiana, cioè dove si può andare. Ci sono tante strade, vi faccio vedere quella del Movimento 5 Stelle. Allora, allora, innanzitutto, ha già Massimo Colomban l'ha già detto, andiamo verso la piccola e media impresa. Qual è uno dei problemi della piccola e media impresa? Io quando lavoravo era l'accesso al credito. Poi ci si chiede di competere con l'Europa quando ci chiede un prestito in Germania al 3%, in Italia l'8-9%. Il costo dell'energia addirittura che costa molto di più. Ci si chiede di essere competitivi. Ecco che noi, per carità, non sarà molto, ma tutti i nostri stipendi li abbiamo dati a un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, perché crediamo che lo sviluppo delle imprese, come numeri,
anche come mentalità italiana nasca. Io sono Veneto come voi. Il Veneto è piccola media impresa, è l'imprenditore. Ecco che noi abbiamo scelto questo tipo di strada. Io di incontri come questo, siccome sono nella commissione attività produttiva, ne faccio tantissimi. Io sono di Verona e faccio nel veronese. E insieme con gli imprenditori, io cerchiamo sempre di capire quali sono le esigenze di un'azienda, anche perché effettivamente prima Massimo Colomban ha detto il Movimento 5 Stelle condivide l'85-90%, non è che il resto lo scarti. Noi siamo qui per questo, siamo qui per ascoltarvi e portare le vostre proposte in Parlamento, perché le vostre proposte sono quelle giuste, quelle vere. Questa è la nostra filosofia. Cosa chiedono le aziende? Regole del gioco chiare. Chiedono certezza. Già è difficile andare sul mercato, figuriamoci se non c'è certezza, se le regole del mercato non sono certe. Io mi ricordo che è stato anche detto, io in Italia mi arriva un assegno, magari non so, di 10.000 euro, magari è falso, è scoperto, io provo a fargli causa, lui fa ricorso. Il problema è di certezza della giustizia, è che io non so, non ho idea di quanto durerà la causa e quando ne prenderò. Ma la stessa cosa non è casuale. La stessa cosa è quello che si sta discutendo oggi alla Camera, molto probabilmente non ci sono neanche le coperture. E soprattutto una cosa aberrante che mi preme molto dire: quando hanno chiesto gli anticipi IRAP e dell'IRES alle aziende per l'IMU, cosa hanno fatto? Hanno chiesto alle aziende di fare da banca allo Stato. Cioè, voi andate in banca e chiedete un prestito, non ve lo danno. Invece lo Stato ha voluto che le aziende facessero da banca. Allora, in una situazione del genere, senza la certezza della giustizia, senza le regole giuste per tutti, si chiama Destinazione Italia. Ma quale azienda dall'estero può venire a investire in un paese come il nostro? Forse quelle un po' più, diciamo, sgamate, chiamiamole così, senza nessuna certezza. Ecco che il governo deve dare una certezza per portare degli investimenti dall'estero fin qui. Allora, abbiamo visto ultimamente che il Movimento 5 Stelle avrà tanti difetti sicuramente, però noi siamo liberi dalle grandi lobby. Questo è importantissimo, perché noi non dobbiamo rispondere alle lobby, facciamo le leggi in modo facile. Nei tre decreti che avete visto in questi ultimi mesi hanno fatto un decreto per le banche, 7,5 miliardi, in Destinazione Italia, cioè sono le assicurazioni che hanno dato un aiutino alla faccia di tutti i carrozzieri. Sulla legge di stabilità hanno dato l'aiuto ai grandi produttori di energia. Ma io chiedo sempre, io aspetto il decreto che dia un effettivo aiuto alla, tra virgolette, lobby delle piccole e medie imprese, alle lobby dei cittadini. Questo dovrebbe fare un governo. Allora, effettivamente, che cosa abbiamo chiesto? Come si fa a combattere queste lobby? Benissimo, abbiamo detto. Parliamo di energia, qua costa un sacco, qua costa molto di più alle aziende italiane che alle aziende europee. Abbiamo chiesto che venga soppresso il capacity payment. Cos'è il capacity payment? Molto velocemente, vengono dati degli incentivi ai grandissimi produttori di energia, perché secondo loro le rinnovabili non sono pianificabili. Non è vero, perché il GSE sta investendo e sta pianificando benissimo. 500 milioni quest'anno ci costa a noi, 700 milioni l'anno prossimo. Soppressione, bocciato. Togliamo il CIP 6 ai termovalorizzatori, bocciato. Alle grandi imprese, tipo, vi faccio anche dei nomi, se no non ha senso, un politico deve dire la verità, Sorgenia, che gli oneri di urbanizzazione di grandi impianti non li pagano loro, ma li paga il comune. Abbiamo chiesto no, perché un'azienda normale quando si insedia in un comune paga gli oneri di urbanizzazione, perché le grandi multinazionali no?
bocciato, questo era nella legge di stabilità. Abbiamo chiesto che, parentesi, qui nel Veneto è una situazione fortunata, chiusa la parentesi, che le grandi, le sette sorelle del petrolio possano subire la concorrenza libera anche delle pompe bianche, perché già sotto la Toscana è molto difficile. Bocciato anche quello. Le sigarette elettroniche, un settore che è partito bene, appena ha visto che un settore nuovo si stava sviluppando bene, sicuramente andiamo a colpire lì che stanno facendo utili. Abbiamo chiesto di ridurre le tasse perché i settori nuovi forse vanno anche un po' incentivati. Bocciato nell'ultima legge di stabilità, perché difendono le grandi lobby. Allora, cos'è che abbiamo chiesto? Quali sono, oltre a queste qua, abbiamo chiesto che un'azienda deve operare in un mercato stabile. Ecco perché abbiamo chiesto di allungare l'ecobonus. L'ecobonus, cioè, è praticamente ognuno può scaricarsi la riqualificazione energetica di casa sua. Perché non può durare 6 mesi, danno degli incentivi. Non può durare 6 mesi e dopo li ripristano per altri 6 mesi. È soltanto burocrazia inutile. Teniamoli lunghi 20 anni, magari li abbassiamo un pochino, però diamo un mercato stabile alle aziende. Non hanno voluto questi incentivi, verranno procrastinati forse ogni 6 mesi. Ditemi voi come un'azienda nel settore della riqualificazione energetica, dell'edilizia, può operare in un mercato stabile. Attenzione, che è una cosa molto importante. Quando si parla di ricerca, le aziende che hanno operato nella riqualificazione energetica sono le aziende che hanno innovato di più. Non serve dare dei fondi alla ricerca, cioè serve chiaramente, ma alle grandi multinazionali. Basta accendere i mercati giusti. Allora, ecco perché noi siamo contro le grandi opere, perché adesso non è momento di farle, non servono. Magari un domani, non chiaramente la TAP, ma un domani si potranno fare, si potranno pianificare forse. 8 miliardi ci costa la TAP, 6.500 posti di lavoro fatta da qualche multinazionale. L'Enea, non il Movimento 5 Stelle, l'Ente Nazionale Energie Alternative, hanno detto: mi dai questi 8 miliardi, riqualifico gli edifici della pubblica amministrazione, riqualifico, quindi risparmio e guadagno, 15.000 edifici tra scuole, carceri, ospedali, e creo 150.000 posti di lavoro qualificati, quindi non alle grandi multinazionali. Quindi noi abbiamo chiesto in commissione: bene, governo, dici costi benefici nel riqualificare il tuo patrimonio edilizio, perché vorremmo conoscerli. Non hai soldi per farlo, lo fanno tramite l'ESCO. Il governo ci ha detto: sì, giusto Fantinati, giusto, bella idea, il problema è che io non so quanti edifici pubblici ho. Allora, riqualificando energeticamente gli edifici si creano posti di lavoro, si danno soldi nei territori, non alle grandi multinazionali, restano al territorio, si dà lavoro agli ingegneri, agli architetti, all'edilizia che ormai è ferma da anni. Questo è dove andare, questo vuol dire creare mercati per la piccola e media impresa, ma sappiamo che la grande opera forse c'è qualche politico dietro. La grande multinazionale, nelle CDA, sono persone messe, magari società partecipate da dei gruppi politici. Allora noi abbiamo detto: bene, d'accordo, continuiamo a fare proposte, ripartiamo l'economia, più energie rinnovabili. L'Italia ha l'acqua, il sole, il vento e il mare. È l'Arabia Saudita dell'energia rinnovabile. In Olanda stanno facendo meglio di noi, che hanno un terzo di soldi. Allora abbiamo detto: perché nella strategia energetica nazionale le energie rinnovabili sono marginali. No, la strategia dovrebbe essere: partiamo dalle rinnovabili e dove non ci riusciamo vediamo, non intanto facciamo petrolio, gas, carbone e poi anche un pochino di rinnovabili. No,
non è così una strategia. Allora abbiamo detto, bene, seguiamo, copiamo qualcuno, perché le idee ci vengono copiando le best practice. Copiamo Obama. Obama ha dato 1 miliardo al Fab Lab, alle stampanti 3D, sta creando dei distretti industriali. Lo fa Obama, lo fa il Brasile, perché non lo facciamo anche noi? Era una legge di stabilità. Agli Stati Uniti danno 1 miliardo, noi siamo un po' meno, gli diamo 100 milioni. Alla fine è passato, è stato un po' ristretto, ce ne è andati 5. Però insomma, siamo partiti, è una vittoria nostra, piccola, però è nostra. Qualcuno la migliorerà sicuramente, ma partiamo da settori nuovi. Abbiamo chiesto, facciamo, diamo 2 miliardi alle scuole, riqualifichiamo le scuole, 2 miliardi non è molto, bocciato. Aumentiamo la banda larga, ecco qua, sembra, aumentiamo la banda larga, guardate che paesi come la Lettonia, che ha effettivamente la banda larga, è la, lo Stato col miglior rapporto pro capite tra start-up e cittadini, perché ci arriva Google, ci arrivano tutte le grandi multinazionali, quindi creano lavoro, creano start-up, oltre a semplificare il lavoro quotidiano di burocrazia di ogni impresa. Chiaramente bocciato, abbiamo stanziato dei milioni di euro, sono stati bocciati. Pausa, non siamo solo un movimento di protesta. Allora ecco che se uno è libero, le leggi vengono fuori facili. Io ho scritto l'IRAP con gli imprenditori, mi sono messo lì, mi sono seduto con loro e con loro ho trovato la soluzione. Non vi spiego perché l'IRAP è odiata, perché colpisce il valore della produzione. Più un'azienda assume, più un'azienda investe, più paga di IRAP. Non ha senso, ho utile, pago le tasse, non ho utile, vediamo. Allora, è tutto fatto. La legge del 5 Stelle, abolizione di IRAP, dice così, perché il problema qual è? Sono le coperture. Ma sono state studiate da anni. Giavazzi ha fatto un rapporto di finanziamenti dati a pioggia che non servono a nulla. Io vengo dal fotovoltaico. Hanno creato un settore con i finanziamenti, li hanno tolto e crollato. I finanziamenti devono essere dati in modo intelligente, nella ricerca e sviluppo, devono far creare posti di lavoro. Non è così. Se io questo qua non lo vendo in un mercato, anche se finanzio la ditta che produce questo, non lo vendo comunque. Allora, questa qua, del Movimento 5 Stelle, che trova le coperture, quindi diciamo, possiamo abolire l'IRAP a costo zero domani mattina per le piccole e medie imprese, perché diciamolo, e fermo in Commissione Finanze. Qualcuno diceva, a pensarci male fai peccato, però qualche volta ci azzecchi. Io ho detto anche in aula, davanti a tutti, ma non è forse è ferma perché se venisse calendarizzata dovrebbero votargli contro, e tutti in campagna elettorale hanno detto noi aboliamo l'IRAP, mentre così, mettendo sopra altre leggi, magari IMU, Banca Italia eccetera eccetera, hanno la scusa per non votarla mai, è ferma in Commissione Finanze. Questa è una grandissima vittoria nostra, un emendamento, la delocalizzazione, le aziende se ne vanno via. Ho un imprenditore, quando i soldi sono suoi, io non posso dirgli resta in Italia, lo posso pregare, lo posso dirlo con il cuore, ma non posso obbligarlo. Poi dopo vai a vedere, perché ti dicono il costo del lavoro, qui c'è un costo del lavoro altissimo. Dopodiché vai a vedere il rapporto dell'ICE. Dal 2009 ad oggi hanno delocalizzato 27.000 aziende. Sapete dove però? Non in Cina, India, Brasile, dove la manodopera costa meno. No. Germania, Svizzera, Austria, dove il costo del lavoro è più alto del nostro. Però in quei paesi è più facile fare impresa, perché un governo le sta aiutando, le aiuta le start-up, aiuta a fare impresa. Qui nessuno resta per la burocrazia, per l'accesso al credito, per la giustizia che non è mai giusta, è soltanto per pochi. Quindi il governo deve aiutare le aziende a restare qui, a valorizzare il Made in Italy.
noi il distretto industriale di Shanghai lo facciamo domani mattina in qualsiasi parte del mondo. Il prodotto Made in Italy no, è un prodotto che da qua nasce nel tempo. Questo deve fare un governo, promuovere quel prodotto. Però un emendamento abbiamo portato a casa: se un'azienda delocalizza usandoli e ha usato dei fondi pubblici per comprare i macchinari, la ex Sabatini and Company, se questi la, se poi delocalizza, quei soldi pubblici li lascia giù, perché non sono soldi suoi, ma sono soldi nostri. Io sarei orgoglioso di dare i soldi alle aziende perché facciano lavorare gli italiani, ma se io te li do e poi tu mi vai in Polonia, Romania, in Cina, eccetera, eccetera, quei soldi li lasci giù. Lo fa qualsiasi Stato, lo fa la Germania, l'ha fatto con Nokia. Nessuno ha detto niente. Approvato comunque, una grandissima vittoria. Questo emendamento ha un effetto che comincerà. Comincerà, sì, perché sennò c'è la Fiat e Company, insomma. Dopo arriviamo anche al caso delle Flux. Tasse. Cosa proponiamo per le tasse? Abbiamo sempre cercato di abbassare per quantomeno l'IMU. Io ho letto le proposte che mi ha dato prima Colomban, dove c'è l'introduzione di una tassazione più equa sull'IMU. Noi abbiamo chiesto di sospenderlo sui beni strumentali. Non c'erano le coperture, dopo quelle coperture dopo vediamo un po'. Ricordatevi quando dico le coperture. Abbiamo chiesto di innalzare la deducibilità dell'IMU dal 20 al 50%, 20 è davvero niente, bocciato. Però le grandi stazioni petrolifere che sono nel mare dovrebbero pagare l'IMU, la sentenza di Corte di Cassazione l'ha fatta, è successo. Noi abbiamo chiesto che diventi legge, bocciato anche qui. Contraffazione, tornando al discorso sul Made in Italy, è stata allora sulla protezione del nostro prodotto, vabbè, a parte i dati che perdiamo all'anno 3 miliardi, 130 mila posti di lavoro, a parte i dati che sono veramente diciamo devastanti, però una cosa, è stata istituita 5 mesi fa la commissione contraffazione, una commissione d'inchiesta di contraffazione, è stata approvata e tutto, io tra l'altro ci sono dentro anche, volevo iniziare a lavorare, non è ancora stata attivata, perché devono ancora spartirsi le segne. Allora questo non è il modo di fare, cioè di aiutare le piccole e medie imprese. Noi continuiamo fiato sul collo a chiedere che venga aperta, purtroppo sono fermi lì. Allora, contraffazione, commissione contraffazione, studiamo l'Italian Sounding, il Parmesan, eccetera, eccetera, però quando lo faremo? Altra cosa, orari esercizi commerciali. Io qui, anche qui, noi abbiamo chiesto, soprattutto per i negozi, non nei centri turistici, possono chiudere la domenica. Perché questa liberalizzazione, abbiamo fatto un tentativo, apriamo tutto domenica, feste eccetera eccetera, non ha portato, ma dati di Confesercenti, di Confcommercio, non ha portato né aumento del fatturato né aumento delle assunzioni. Forse è il caso di dire: ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato, facciamo un passo indietro. Siamo tutti d'accordo, però la legge è stata affossata in commissione. Si cerca sempre di farla scivolare di mese in mese. Quindi magari siamo tutti d'accordo per raccontarlo ai giornali, perché forse effettivamente bisogna lavorare bene, non si può lavorare 7 giorni alla settimana in interrotamento, però effettivamente nella pratica non succede. Questo lo tengo un po' in fondo perché è come un piatto buono, l'ha detto anche Beppe prima. E il Sole 24 Ore
l'ha intitolato come l'uovo di Colombo. Cioè, uno Stato non ci aveva pensato prima. Per noi è stata una grande battaglia. Noi abbiamo sempre chiesto che ci sia una compensazione tra per le aziende, per le imprese che hanno dei debiti della pubblica amministrazione e gli arrivano le cartelle di Equitalia. Mi sembra una cosa banalissima. Io ho un credito con lo Stato di 100, mi arriva una cartella di Equitalia di 70, io ne do 30. È stato approvato un emendamento alla Destinazione Italia in commissione del Movimento 5 Stelle, adesso è stato approvato quasi all'unanimità, parere del governo favorevole, stamattina, verrà approvato in questi giorni nella Destinazione Italia. Anche questa è una grandissima vittoria del Movimento 5 Stelle. Poi dopo il Fatto Quotidiano intitolava, ma vi immaginate se questo emendamento fosse passato 3 anni fa? E qua cambio slide. L'ultima cosa che c'è in commissione, l'ultimo tasto un po' dolente, molto, molto dolente, il turismo. L'Italia è al primo posto come siti del patrimonio dell'UNESCO. Il monumento più visitato è il Colosseo, il museo più visitato è la Città del Vaticano, la città più visitata d'Europa è Londra. C'è forse qualcosa che non va in un settore dove il Veneto è penso o il primo o il secondo o la seconda regione in Italia come turismo. Bisogna vedere, lo Stato sembra non volerci investire sopra. Nel turismo e tutto quello legato dietro, io poi vivo vicino al Lago di Garda, ma nel Veneto abbiamo Venezia, Verona, il Lago di Garda e le Dolomiti, tra l'agroalimentare, i nostri vini, lo secco, l'amarone, e il manifatturiero, l'artigianato, il Made in Italy che gravitano intorno al turismo, si parla di 4 persone su 10 come lavoro. È veramente la prima attività nel Veneto, dati della regione Veneto, non del Movimento 5 Stelle. 8% del PIL, 3 volte l'agricoltura, 3,5 volte il food, eccetera. Poi dopo scopri una cosa, di quanto per il governo è importante il turismo. E il turismo, ve la faccio breve perché stiamo veramente finendo, poi non voglio più essere noioso. E è stato spostato più il dipartimento dalla presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei Beni Culturali, il MIBACT. Era un tot di persone, molte non hanno voluto spostarsi, hanno combinato un po' di casini, eccetera, eccetera. Sapete quante persone sono sul turismo attualmente in Italia nei ministeri? 2. Allora, questa è la volontà del nostro governo di investire nel nostro Made in Italy. Un'altra slide per vedere dove si colloca il Veneto, e poi dopo torno alle coperture. Io qua ve lo dico, ho un po' esagerato con i numeri, però quando si parla di coperture, mancano le coperture per l'IMU, mancano le coperture per il reddito di cittadinanza. Obama ha aumentato il salario minimo in tempi di crisi, la gente deve stare bene, deve spendere. Sprechi per i viaggi della politica, 50 miliardi, mafia 100 miliardi, corruzione 60 miliardi, lotta all'evasione fiscale 120, conflitto di interessi 20, eccetera, eccetera. Ma non è tanto il numero che viene fuori sotto. Molto probabilmente non riusciremo a tirare su tutti. Dire 100 miliardi di lotta alle mafie capisco che possa essere un numero esagerato, però pensate effettivamente se iniziassimo da lì a
magari un 20%, un 30%, sono delle finanziarie. Sono delle finanziarie. Un governo libero è un governo che andrà a prendere questi come copertura e sarà veramente un governo che vorrà rilanciare il paese. I governi finora dei partiti ci hanno portato in questa situazione. Il governo delle larghe intese non ha fatto altro che proseguire questo strascico. Ecco perché l'unico governo del cambiamento è il Movimento 5 Stelle. Grazie. La serata stasera era impresa e lavoro, io sono in affari costituzionali ma sostituisco volentieri dei colleghi che poi per vari motivi hanno avuto posso dire, imprevisti e non sono riusciti a esserci. Questo vi dà anche un po' il senso di quello che magari ognuno di noi è in grado, essendo in rete, di poter anche acquisire e far girare come informazioni e nozioni. Io mi sono messo giù, ho raccolto un po' da colleghi degli spunti e oggi pomeriggio ho fatto una piccola presentazione che vorrebbe dare il senso, non tanto come si può dire, una trattazione tecnica come ha fatto Mattia poco fa, ma darvi il senso della visione del movimento sul tema del lavoro. E mi piace che sia legato questa sera col tema dell'impresa, perché dobbiamo uscire da una prigione mentale, una prigione ideologica, cioè che i lavoratori e gli imprenditori siano su fronti opposti, come se ci fosse un Piave in mezzo e gli austriaci di là. Ci siamo? Lavoro, sì. Ecco, io ho voluto mettere queste tre mani, no? A indicare invece che ci deve essere solidarietà e soprattutto ci deve essere una visione integrata, perché lavoro, reddito e consumi sono tre dimensioni di una stessa idea, e cioè che il motore dell'economia è anche la circolazione di beni e servizi. Noi sappiamo che l'Europa è nata su questa idea, è nata sul fatto che in qualche maniera si dovessero stabilizzare prezzi, si dovessero stabilizzare alcuni fattori turbativi, la moneta eccetera, che potessero in qualche maniera consentire una migliore programmazione. E uno dei capisaldi su cui si è costruita l'Europa è stata la moderazione salariale, cioè il fatto di dire piano piano dobbiamo contenere i costi. Era il periodo in cui anche si apriva ai nuovi mercati mondiali, e ci raccontava qualcuno che la Cina era un affare. Noi abbiamo inseguito la Cina, sul costo della manodopera e abbiamo perso il treno dello sviluppo, perso, siamo molto in ritardo. Consumi, una piccola cosa, un ricordo fulminante che ho di un precedente convegno proprio in questa sala. Si è alzato un imprenditore, io non so se sia qui, io mi ricordo di lui, e ha detto: guardate che gli imprenditori oggi non chiedono nemmeno più, lo ha già detto Mattia prima, non chiedono nemmeno più il credito, perché noi cosa investiamo, chi assumiamo se nessuno compra le nostre merci? Noi abbiamo bisogno che ripartano i consumi interni. Le aziende che hanno ancora margini con l'export, sempre meno, perché con un euro così forte sono molto penalizzate, e le altre invece muoiono. Bene, se mi dite cosa devo schiacciare.
Ecco, la flessibilità è stato, come si può dire, uno slogan che ci hanno portato, dicendo che in sostanza dovevamo abituarci a un mercato del lavoro più dinamico, non c'era più il posto fisso, non c'era più, come si può dire, lo stile vecchia Italia, vecchia Europa, noi dovevamo pensare in maniera diversa. Bene, noi abbiamo oggi che l'80% delle nuove assunzioni avviene con tipologie di contratto precario. Ecco. Bene, questo ha determinato però uno squilibrio, che è crollata la propensione al consumo, perché se io ho un reddito oggi e potrei non averlo domani, beh, sto attento a spendere. E soprattutto non faccio investimenti familiari, cioè non compro casa, non compro mobili, non faccio figli. Abbiamo una popolazione che sta invecchiando, il problema demografico in Italia è spaventoso, rischiamo di non avere più una generazione produttiva che poi garantisca anche l'economia nazionale. E ci sono, c'è una popolazione che invecchia, ha bisogno di maggiori spese sanitarie, pensionistiche, e i governi dei passati decenni hanno già bruciato i contributi che loro hanno versato, cioè noi non abbiamo più i soldi, voi non avete più i soldi versati, sono già stati spesi, dovete sperare che venga qualcuno a garantirvi un futuro che avete costruito, voi per voi stessi l'avete costruito, non è sicuro. Bene, che cosa è aumentato? La conflittualità sindacale e sociale, perché chi ha un lavoro lo tiene con le unghie e coi denti. E il nostro sistema, oltretutto, di previdenza e assistenza privilegia chi il lavoro ce l'ha rispetto a chi il lavoro non ce l'ha. Gli esodati, i disoccupati sono diventati cittadini di serie B. Aumenta la sfiducia nelle istituzioni, ovviamente, e aumenta la propensione all'illegalità. Non solo aumentano i furti ai supermercati. Noi abbiamo italiani che oggi rubano al supermercato perché fanno fatica ad arrivare a fine mese. Il 20% nel 2013 non ci arriva. Un quarto degli italiani fa fatica a pagare le tasse. Il 30% ha rimandato spese importanti perché non ci arrivava, il 45% teme di non poter mantenere la famiglia in un prossimo futuro. E poi il lavoro nero, altro tema delicato. L'Organizzazione Mondiale Internazionale, scusate, del Lavoro lo aveva già detto con una relazione di Mr. Ozaki, no, non lo conosco, ma ho trovato questa citazione molto importante, che dice: la flessibilità del mercato del lavoro ha portato a una significativa erosione dei diritti dei lavoratori in aree fondamentali riguardanti eccetera eccetera. Cosa vuol dire erosione dei diritti? Che adesso, inseguendo la Cina, noi vogliamo abbassare gli stipendi, abbassare i salari, anziché innalzare il nostro standard qualitativo, il nostro standard produttivo, andando sulle tecnologie, andando sull'innovazione, e questo peggiora la qualità della vita, la qualità del paese. Perché è fallita da noi la flessibilità? Perché è mancato un pezzo importante che pure in Danimarca e in Olanda negli anni 90 avevano e hanno garantito, e cioè che la flessibilità si accompagnasse alla sicurezza. Io posso accettare un lavoro precario se so che nel momento in cui finisce il contratto ho un ammortizzatore, nel momento in cui perdo il lavoro ho un sistema che mi aiuta a ricollocarmi. La Commissione Europea e gli Stati membri
hanno individuato queste quattro componenti politiche, non so se è scritto piccolo, se vedete, forme contrattuali flessibili e affidabili, e fin qua ci siamo, ne abbiamo forse anche troppe, perché mi pare che siano una quarantina, ecco, le forme di contratto, poi ne usiamo siano 10, 12, e c'è parecchia confusione. Ma la formazione continua, io non posso pensare che un lavoratore che esce a 30-40 anni dal mercato del lavoro, 50 non ne parliamo, non sia più spendibile, perché non c'è stata la formazione che lo renda competitivo nei nuovi mercati. E non posso pensare che ci sia un sistema di collocamento come una galassia di tanti uffici frammentati tra loro, che non riescono a garantire, per esempio, l'informazione dei posti di lavoro che gli imprenditori mettono, offrono, con l'informazione dei lavoratori che si propongono per quei posti. Non possiamo pensare che ci sia uno scollegamento tra che non siano nemmeno i dati sul mercato del lavoro, per cui alla fine non si sa neanche che cosa le nostre scuole di formazione, i nostri licei tecnici devono insegnare, l'università, ma anche i corsi di riqualificazione per chi il lavoro lo perde, perché oggi sappiamo che certe produzioni andranno ad estinguersi, non possiamo più competere su quel fronte. La Fiat è un caso di questi. La Fiat se avesse voluto fare veramente innovazione, andare su settori come la mobilità a minore impatto ecologico, avrebbe avuto un futuro. Era leader, per esempio, e ha ancora importanti settori di mercato, per esempio sul metano, il CPL, ma non ha sviluppato l'elettrico, non ha sviluppato... Vabbè, questo è un problema di sistema e non solo della Fiat. Quindi dicevo, rivedere il collocamento e sistemi moderni di sicurezza sociale. Qui non si tratta solo di dare la cassa integrazione, perché quella è una cosa che va a finire. Io devo garantire un reddito minimo a tutte le persone che rendano dignitoso il vivere. Sappiamo benissimo, perché da mesi ne stiamo parlando, che i soldi per questa misura ci sono. Mattia ha parlato delle coperture. La nostra proposta di reddito di cittadinanza è già stata presentata, l'abbiamo inserita ogni volta c'è la possibilità nei decreti del governo. Perché? Perché non abbiamo la possibilità di discutere un disegno di legge che sia uno. Le commissioni e l'assemblea sono parassitizzate dai decreti del governo. Allora dove la possiamo mettere la nostra proposta? Lì, come emendamento. L'abbiamo inserito più e più volte e abbiamo avuto una dimostrazione che avevamo ragione quando l'emendamento finalmente è stato dichiarato ammissibile. Cosa vuol dire ammissibile? Aveva provveduto alle risorse finanziarie necessarie, cioè i soldi che noi avevamo individuato dove andarli a prendere c'erano, ed erano soldi buoni, non raccontavamo favole. La obiezione che diceva sì, Grillo, e dove li piglia i soldi? Eccoli qua i soldi, tagliando gli sprechi, riducendo spese improduttive, i finanziamenti a pioggia li avevamo trovati, le pensioni d'oro li avevamo trovati. Cosa ha detto Fassina chi? Ha detto, c'è verbale in commissione bilancio, ha detto ma le coperture sono una questione politica. Cosa vuol dire? Che non è sufficiente che i soldi ci siano, serve anche una volontà politica di usarli nel modo giusto, e questo Fassina chi evidentemente non l'ha avuto. Allora, se io do al lavoratore, no, torniamo un attimo indietro, se io do al lavoratore la garanzia che non sarà abbandonato, allora accetta contratti di formazione, allora accetta contratti interinali, può accettare contratti a tempo determinato, perché sa che la sua dignità non verrà meno, che non perderà il treno, non perderà la possibilità di fare una famiglia.
se ha un mutuo non perde la casa. Questo va a vantaggio anche delle imprese, perché avranno i sindacati ben inferociti, avranno i lavoratori più, come posso dire, più contenti. E voi sapete quanto sulla produttività la collaborazione, la partecipazione emotiva anche del dipendente sia importante. Concludo raccontandovi alcune ipotesi che sono sul nostro tavolo di lavoro. La commissione, i nostri membri della commissione lavoro in Senato andranno a proporre queste soluzioni: un taglio alle pensioni d'oro, 5.000 euro. Oggi 5.000 euro sono 6, 7, 8 volte quel che prende un operatore in un call center. Partecipazione dei lavoratori al capitale di impresa, questa è un'ipotesi su cui stiamo lavorando. L'ho messa in eretto perché sono qui anche, e me l'hanno chiesto le colleghe della Commissione Lavoro, ci ho parlato oggi pomeriggio, mi hanno detto noi vogliamo che Confapri, gli imprenditori, vengano a confrontarsi con noi a Roma, faremo il possibile, abbiamo urgenza perché vogliamo sentire la loro opinione su questo tema. In altri paesi questo è già stato avviato, ha dato dei risultati positivi. La nostra opinione è che sia un tema su cui lavorare, ma è necessario lavorare insieme. Le ricongiunzioni onerose, sapete, il nostro sistema previdenziale prevede adesso che chi ha avuto contributi su casse diverse debba spendere dei soldi per ricostruire la contribuzione, insomma i versamenti, il reddito di cittadinanza. Ecco, su questo se ne è parlato tanto, ma mi permetto di tagliarvi un attimo. Non è una misura assistenziale, non è premiare il fannullone, non è una spesa improduttiva. Immediatamente lo sanno gli imprenditori che questi sono consumi, cioè sono acquisti di beni primari, non vanno alle Maldive, viaggi di lusso, non vanno in auto estere, questi sono soldi che vanno all'agroalimentare, al tessile e quindi anche a vantaggio dei nostri imprenditori. Ma poi è una misura che riduce il suo stesso costo. Perché? Perché se io consumo faccio lavorare altre imprese, allo Stato solo di fiscalità indiretta arrivano entrate. Non solo, le imprese che potranno restare sul mercato daranno, oppure potranno addirittura svilupparsi, daranno nuova occupazione, ecco che allora avremo meno disoccupati. Quindi si innesca un volano che va a contrastare quello che noi abbiamo, quello vizioso, quello perdente che è stato innescato a partire dagli anni 90. Andiamo poi oltre, rapporto 1 a 12 tra le retribuzioni. Non è possibile, soprattutto nel pubblico impiego, che lo stipendio o il salario più basso sia oltre 12 volte meno di quanto prende un dirigente. Se un lavoratore prende 1.000 euro, 12.000 euro al mese sono una retribuzione che per un direttore dell'ASL sono anche troppi. Io vengo da Padova, abbiamo avuto l'amministratore delegato della nostra multi-utility, gas, energia, rifiuti, affissioni, servizi cimiteriali, trasporti, eccetera, che prendeva 350.000 euro l'anno. Di questi 50.000, circa un po' di più, erano 54, 56, insomma, li dava al partito che l'aveva messo in quella posizione.
Noi dobbiamo riportare le retribuzioni soprattutto nel pubblico impiego e nel settore delle partecipate a livelli etici. Poi ammortizzatori sociali, qui è un impegno che ci siamo dovuti prendere. La proposta sul reddito di cittadinanza è stata tarata a un livello un po' inferiore a quello che avevamo dichiarato, perché questo ci permetteva di avanzarla subito, era una misura urgente. Ci è stato fatto notare che avevamo promesso 1.000 euro, abbiamo parlato di 1.000 euro, non possiamo stare troppo sotto. Bene, questo comporta allora anche per noi uno sforzo in più di andare a rimettere mano agli ammortizzatori sociali, alla cassa integrazione, all'ASPI, alla mini ASPI e tutte quelle forme, diremo, di supporto da livello comunale a livello regionale, statale, che devono essere riviste, riorganizzate, riarmonizzate. Poi riordino dei servizi per l'impiego, gli uffici di collocamento devono funzionare, devono garantire veramente l'incontro, ma non a livello locale, con una banca dati nazionale, devono mettere insieme veramente la domanda e l'offerta di lavoro. E poi andremo a proporre sugli esodati la riforma della riforma Fornero. Qui vedete alcuni sono disegni di legge già presentati o per esempio posti in discussione sull'EX. L'EX è il portale dove noi del Movimento 5 Stelle mettiamo in consultazione con i cittadini le nostre proposte, perché vogliamo che siano fatte insieme, vogliamo che siano emendate, vogliamo che siano migliorate in un dialogo assiduo con i cittadini. E in questo caso rivolgo l'appello agli imprenditori: abbiamo interesse, bisogno gli uni degli altri di ascoltarci e di costruire una proposta che sia irrinunciabile. Quello che raccontava prima Mattia, e cioè il divieto di o l'obbligo di restituire i contributi in caso di delocalizzazione, era stato già proposto, era stato già bocciato. Ecco, se l'opinione pubblica si attiva e fa sentire forte la sua voce, non c'è politico, non c'è partito che tenga, alla fine noi vinciamo. Piccole e medie imprese. No, io non ho slide, mi alzo anch'io, sono uno slide. No, io va bene, mi chiamo Davide Borrelli, non sono né in Senato né tantomeno la Camera, fortunatamente sono entrati loro e non io. E cosa faccio nella vita? Ho fatto per 5 anni il consigliere comunale con il Movimento 5 Stelle e adesso sono tornato felicemente a fare il mio lavoro, cioè l'imprenditore. In questo momento do una mano, porto la mia esperienza di imprenditore ai ragazzi che sono in Parlamento e quindi mi confronto con loro e do la mia visione da imprenditore a loro che invece lottano nelle aule per scrivere poi le leggi che dovrebbero essere anche a nostro favore. Il mio ruolo questa sera era di fare una piccola introduzione, poi purtroppo per motivi di lavoro arrivando da Rimini sono arrivato tardi e quindi fare un'introduzione per ultimo è una cosa abbastanza stupida. Avrei voluto dirvi semplicemente qual è l'idea che il Movimento 5 Stelle ha, quali sono le priorità, nel senso che questi ragazzi quando sono entrati in Parlamento hanno trovato, secondo noi, una situazione assolutamente emergenziale. Emergenziale, a nostro avviso, su due settori principali. La prima era il reddito, cioè le persone effettivamente hanno una grande difficoltà e sempre più persone hanno una grande difficoltà ad arrivare alla fine del mese e quindi a sopravvivere, si avvicinano sempre di più alla soglia di povertà, quindi una nostra priorità era quella di trovare un sistema che potesse garantire, ripeto, un reddito, ma non assistenzialismo. Noi non siamo per l'assistenzialismo, per lo Stato che deve intervenire a sostenere gente che magari ha poca voglia di fare, no, cercavamo semplicemente di garantire la dignità della persona e di rilanciare l'economia
perché alla fine il reddito di cittadinanza, secondo le nostre analisi, poteva diventare quasi una partita di giro, cioè investo, alzo il reddito delle persone, do la capacità di spesa ai cittadini. Una persona che è in difficoltà e che guadagna 1.000-1.100 euro al mese sicuramente per sopravvivere lo spende tutto, e quindi lo Stato, tra IVA, tra tasse eccetera, ne recupera una parte, l'economia comincia a girare di nuovo, le piccole e medie imprese possono avere di nuovo un'apertura del mercato, quello che diceva prima Giovanni, quindi effettivamente anche lo Stato avrebbe potuto avere i suoi vantaggi. Quindi questa era la prima grande emergenza che abbiamo trovato. La seconda era quella, proprio una situazione di bilancio drammatica e soprattutto un'attenzione alle piccole e medie imprese inesistente. Noi siamo convinti che l'ossatura di questo paese siano le imprese italiane. Questo paese senza imprese non va da nessuna parte. Se crolla la piccola e media impresa, crolla il paese. Non ci sono altre soluzioni. Quindi la priorità è dare fiato ai nostri imprenditori, anche semplicemente non agevolandoli. Non vogliamo creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, semplicemente almeno non massacrandoli, perché in questo momento la piccola e media impresa è sicuramente una parte della nostra cittadinanza che è massacrata. È massacrata perché fondamentalmente, lo diceva prima anche Colombin, si è arrivati a una tassazione che sfiora il 70%. È una cosa che non regge, soprattutto se poi andiamo a vedere a quali servizi corrisponde, perché io pagherei anche l'80% di tasse se poi gli ospedali funzionassero, le strade fossero perfette, cioè a fronte di servizi importanti sarei anche disposto a investire il mio denaro nello Stato, ma se questi soldi poi vengono addirittura sprecati, vanno in mazzette, vanno in corruzione, vanno in stipendi da fantastiliardi, non ha senso. Quindi la mia introduzione doveva essere questa. Provo a fare un ragionamento quindi finale, vado a braccio, qui perdonatemi, non ho preparato grandi discorsi. Io sono un po' sorpreso da attivista del Movimento 5 Stelle, faccio parte di questo movimento dal 2005. Quando questi ragazzi sono candidati, io ero anche delegato di lista, quindi li ho conosciuti in quella fase, e sentivo dire che quando una volta in Parlamento sicuramente noi ci saremmo divisi, ci saremmo spaccati, avremmo cominciato a litigare. Non so se vi ricordate, c'era qualche noto politico che diceva: beh, ma poi in qualche maniera li faremo ragionare, cercheremo di portarli dalla nostra parte, una parte sicuramente ci seguiranno, lo scouting, tutte queste cose qua. Alla fine, se io guardo i fatti, a 11 mesi dall'elezione, devo vedere che il centrodestra si è spappolato e si sono divisi. A sinistra ci sono i renziani, i non renziani, ci sono divisi. E la Scelta Civica ha perso il suo leader e si sono divisi. Casini non so più dove cazzo deve andare. E voglio dire, si sono spaccati tutti, gli unici che sono rimasti integri è il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo 165 parlamentari, ne abbiamo persi 5, forse 4, per secondo, ma sono talmente pochi che li dimentico. E il resto sono tutti lì. Questi qua non sono andati via perché in rotta con il movimento, sono andati via per i soldi, hanno visto i soldi, questi soldi li restituiscono tutti. Voi capite che arriva un bonifico da 20.000 euro, non dovete restituire 15, vi è l'ansia, no? Quindi qualcuno non ha retto, lo sapevamo, è andato via, pazienza, lo sostituiremo con qualcuno un po' più bravo a resistere a questa tentazione, no? Però voglio dire, al momento questi sono i fatti. Poi cosa vi dice la stampa, cosa vi dice la televisione, non lo so, non mi interessa perché non la guardo e non li leggo più, però sono sicuro che questi sono i fatti, perché ogni tanto qualche cappatino a trovarli io ci vado e cazzo, sono tutti lì, siete tutti ancora 160 là, e quindi va bene. La seconda cosa che ci dicevano era che non facevamo nulla, siete andati qua, non fate niente. All'inizio si ventilava questa cosa che gli altri partiti avevano presentato 6.000 testi di legge. Beh, è semplice, gli altri partiti sono lì da 20 anni, sono entrati, hanno preso i testi di legge presentati, li hanno rifirmati, li hanno presentati. Adesso buon capito, voglio dire, non è che ci voglia tanto a fare una cosa del genere. Il Movimento 5 Stelle chiaramente appena entrato doveva capire un attimo come funzionano le cose, doveva proporne di nuovi. In un anno sono stati presentati 2.000 testi di legge, non uno.
2000, e questi 2000 li avete visti oggi, non sono sciocchezze, non sono il secondo cognome o se va bene, lo so, cioè, voglio dire, sono l'abolizione dell'IRA, cioè, voglio dire, finanziamenti da miliardi, e, tra l'altro tutte proposte di legge non buttate lì, dietro c'è uno studio. Non è che noi non è che andavamo a chiedere l'abolizione dell'aumento dell'IRAP senza copertura. Il primo fesso alzava la mano e ci hanno ritrovato i soldi. Andavamo lì col capitolo di bilancio pronto da dove tagliare questi fondi per metterli da un'altra parte. E qui non c'è un apparato di una struttura, un apparato di partito che possa dare una mano a queste persone. Perché oggi una persona che è all'interno di un partito che è in Parlamento, non pensate che si ammazzi di lavoro, dietro c'è una serie di persone che lavorano per lui, normalmente riceve anche un ordine su come votare, non è che si sbatta più di tanto. Questi ragazzi qui invece non ce l'hanno tutta questa fortuna di avere persone che lavorano pagate da qualcuno al posto loro, quindi seguono i testi di legge, e io vi sfido a leggere un testo di legge. Io ci ho provato, mi è venuto mal di testa dopo 3 minuti, non ce la faccio, perché il comma 3 che poi richiama il comma 2 della legge 187, cioè è da malati mentali, voglio dire, scrivere una cosa del genere. No, si mettono lì, passano le ore, fanno gli studi, iniziano alle 8:30, finiscono a mezzanotte, vanno in cerca dei vari commi, cioè per capire che cosa stanno votando, e poi i risultati sono questi. Quindi anche qui, se io devo vedere, anzi mi sembra che oggi forse siano gli unici che possano dire che hanno fatto qualche cosa di vero, perché gli altri vanno a fare le presentatrici televisive, vanno in televisione a dire aboliremo le province. Per abolire le province in questo paese, con la burocrazia che abbiamo, ci vogliono 20 anni, quindi chi va in televisione a dirvi questo mente sapendo di mentire. Noi invece non andiamo in televisione, prima perché non ci chiamano, ma non andiamo in televisione, ma avremo molto di più da dire. Noi potremmo abolire l'IRAP alle piccole e medie imprese domani mattina. E chi è che boccia queste proposte o addirittura non le calendarizza? Gli stessi che poi vanno in televisione a dire faremo ripartire l'Italia. Vanno in televisione a dire adesso è il momento della crescita. Quindi noi adesso ci daremo da fare per far crescere il paese. Fallo domani mattina, prendi la proposta che ha messo Mattia sull'IRA, la calendarizzi all'interno della commissione, visto che tu ne hai il potere, la fai votare, la fai passare, la porti alla Camera e la voti. E domani mattina hai tolto l'IRA a 2 milioni di aziende. Lo puoi fare domani mattina. Invece non la calendarizzi, fai ostruzionismo e poi vai in televisione a prendere per il culo gli italiani e dire che tu sei quello che fai, che rilancerai il paese. Quindi io non voglio rubare il tempo, io la chiudo qui, perché tanto non è che ho molto da dire, chi fa il lavoro è alle mie spalle. Io ripeto, ogni tanto do una mano gratuitamente, vado ogni tanto a trovarli a Roma e a portare solo un briciolo di esperienza. Rispondo solo a Massimo, che è più forte di me, quando lui parla di alleanze mi agito, no? Allora lui dice giustamente, perché chiaramente da matematico, cioè, se vi alleate, vincete, fate prima, la politica è numeri, quindi essere al governo le cose si cambiano, essere all'opposizione a volte sembra da sfigati, e quindi se vi alleate vincete. A parte che devo ancora capire i cittadini qual è il ruolo che ci vogliono dare, perché se stiamo al tavolo a discutere pacificamente con le altre forze politiche e quindi trattiamo, ci dicono che siamo stati eletti per rovesciare il sistema e quindi che non dobbiamo parlare, perché questa è una delle critiche. Ah beh, adesso siete lì, siete come gli altri, parlate e non fate niente. Se invece montiamo sui banchi del governo, siamo fascisti che rovesciano il potere, cioè facciamo anche fatica a capire come dobbiamo comportarci. Ma al di là di questo, io credo che se le cose in questo paese non vanno, ma lo dico qui, lo dico da cittadino, da attivista del Movimento 5 Stelle, non è sempre colpa di qualcun altro.
Io credo che il governo sia effettivamente, e lo dico con la mano in bocca, ma veramente con la mano in bocca, lo specchio di questo paese. Credo che noi abbiamo perso completamente il senso civico e abbiamo perso completamente il senso dello Stato, e sicuramente oggi, per come lo Stato è manovrato e governato, non ci può tornare questa fiducia. Noi stiamo facendo un qualche cosa di diverso, stiamo cercando di ripartire. Queste persone mettono il loro tempo, la loro faccia, loro sono stipendiati, prendono 5.000 euro lordi, ricchissimi, ma ce ne sono migliaia di ragazzi che lavorano nei consigli comunali, che per poche centinaia di euro fanno lo stesso lavoro quasi a gratis, e lo fanno per senso civico, lo fanno perché sperano in un paese diverso. Quindi non è impossibile arrivare al 25, 35, 51, 55, non so, cifra fatela voi, non è impossibile, si tratta soltanto di far capire agli italiani che cosa devono votare, ma non con la presunzione di essere i migliori, perché noi non siamo i migliori, ma se per, fino adesso avete votato, è 20 anni che votate per questa gente, il paese è così, perché continuate a votarli? Bravo! Nel provare qualche cosa di nuovo, io credo che qualche segnale sia arrivato. Eravamo visti come un'armata brancaleone incapace di fare qualsiasi cosa, si sono messi a studiare, in pochi mesi hanno capito come funziona il giochino e stanno dando tanto fastidio. Quando andiamo in televisione facciamo fare quelle figure di merda agli altri, che non ti basta adesso. All'inizio chiaramente immaginate, per una persona che non ha mai visto un riflettore puntato, l'agitazione di trovarsi davanti alla telecamera della RAI sapendo che dall'altra parte magari ci sono 5 milioni di persone che lo ascoltano. Immaginate cosa vuol dire per un ragazzo di 30 anni. Poi si impara, e quando si hanno i contenuti, quando il lavoro lo si fa davvero, non si ha più paura di nessuno. Oggi i nostri parlamentari vanno in televisione e non ce n'è per nessuno, perché i temi li hanno. Quindi, voglio dire, i segnali, se volete proprio cercarli, non serve neanche spingersi tanto, li trovate. Queste persone stanno facendo quello che sono state elette per fare. Gli altri? E lo dico anche agli imprenditori, lo dico da imprenditore. Perché vengono a bussare alla porta, ma no, ma perché paghiamo l'IRA, ma perché siamo oberati di tasse, eccetera. Sì, va bene, ma non è me che devi convincere. Io sto lottando esattamente per fare quello che tu mi chiedi, perché ci sono dentro e perché ci credo. Poi però fai le convention, fai la convention di Conf Commercio e chi inviti? Letta. Allora? Cioè, noi non ci capiamo. Io credo che in questo momento debba fare una scelta: o vota quello che ha sempre votato, e allora a quel punto però non si lamenti, o fa un atto di coraggio. Fa un atto di coraggio, fa una scelta, abbraccia questo movimento, ci dà una mano, perché non mi serve il voto, mi serve che ci dia una mano, viene a Roma con noi e cerca di cambiare in meglio. Grazie. Bravo. Grazie, grazie Mario. Ora è il momento dell'inizio del vero discorso, domande, proposte, provocazioni, siamo qui a disposizione. Prima della prima domanda, comunque vi ricordo che, a parte la... fermo restando la prestigiosità di questa location, di questa sera, tutta la campagna che è stata fatta per pubblicizzare, per organizzare questa serata è autofinanziata, l'abbiamo fatta con i quattro sfigati e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Lì ci sono delle cassettine che vi invitiamo a rimpinguare. Grazie. E partiamo con le domande. Abbiamo un signore lì, adesso le arriva subito una gentile signora con il microfono. Grazie. Grazie. Quando parliamo di ripresa parliamo innanzitutto di crisi, e il perché della crisi è molto importante comprenderlo. Si attribuisce questa crisi all'euro, mentre invece dobbiamo convincerci che siamo di fronte a una crisi prima di tutto politica dell'Europa. Perché? Perché la Costituzione europea bocciata nel 2005 dal referendum francese e olandese
introdotta di soppiatto e con malafede nel Trattato di Lisbona nel 2007 con una forte spinta della Francia e una grande contribuzione di Giuliano Amato, chissà chi lo conosce, firmata da Prodi e da Lema, anche questi li conoscete. Allora in quella Costituzione noi troviamo il sovvertimento di qualche secolo di storia europea e di tradizione della nostra democrazia, che è lo Stato sociale. E oggi parlare di lavoro e non parlare di questo Stato sociale che viene sovvertito nel Trattato di Lisbona, dove sì si parla di lavoro al titolo decimo, c'è una paginetta che dice tante belle cose, però termina con una frase che dice: comunque l'Unione Europea, la politica dell'Unione Europea dovrà essere finalizzata a garantire la competitività sui mercati dell'Unione. Lo sapete quali sono i mercati? Sono quelli del BRIC, i cinesi, l'India, il Brasile. Ebbene, se noi dobbiamo competere, i nostri lavoratori devono competere con i cinesi, gli indiani, i brasiliani e quant'altro, ebbene, il nostro stato sociale va a ramengo. E infatti lo vediamo andare a ramengo. Allora, se parliamo di ripresa, dobbiamo cominciare a rimboccarci le maniche e dobbiamo cominciare a guardare dentro di noi, perché dobbiamo essere capaci di competere sia dentro sia fuori l'euro, cioè, come ha detto Casaleggio, mi piace citarlo, meno corruzione e meno burocrazia, prima di tutto. E secondo, bisogna avere una Costituzione europea che non sia quella di una unione, uno Stato unitario o federale, che sia neoliberista, ma che sia l'espressione di questi secoli di Stato sociale che abbiamo benissimo sintetizzato in quel meraviglioso articolo 1, completamente disatteso, che è l'articolo 1 della Costituzione italiana: la Repubblica è fondata sul lavoro. Grazie. Signori, fatevi avanti, domande, venghino. Quindi sono stati bravissimi i nostri relatori, hanno spiegato in maniera eccezionale tutto quanto, non ci sono dubbi. Io sono del WWF e vorrei fare un commento su quanto detto da Colombani. Non sono d'accordo che si debba investire esclusivamente sul discorso tecnico, perché la cultura umanistica non rende. Io uno dei detti che faccio è: fare un uomo occorrono 20 anni, fare un tecnico occorrono 2 anni, e i nostri deputati lo dimostrano, in pochi mesi sono riusciti a diventare dei bravissimi tecnici, se vogliamo, tra virgolette. Ecco, un'altra richiesta che io farei al movimento è questa: si parla di impresa, ma si deve parlare di impresa agricola anche. I settori produttivi sono 3 e questa epoca del petrolio a basso prezzo sta per finire, e dobbiamo riandare al recupero della vecchia cultura, della tradizione, delle conoscenze del passato che ci permettano di sfruttare le energie rinnovabili del territorio, quindi filiera corta, quindi riduzione degli sprechi, eccetera. Quindi io inserirei nella strategia di questa sera con più forza l'impresa agricola, sana, libera dalla chimica devastante che sta uccidendo e producendo malattie a tutto spiano, e quindi riandare alla cultura e alla cultivar nuove che ci permettono anche di affrontare e adattarci al caos climatico che sta avanzando. Grazie. Ci sono anche delle domande? Io vorrei chiedere, qui si è parlato di tutto, però una cosa che io vedo come causa di questa crisi è appunto l'introduzione dell'euro, fatto così un po' alla carrona, no? Per cui scusi, dov'è che non vedo. Io vedo come causa di tutto l'euro, ed è un po' azzardato da parte mia, perché l'euro tutto sommato rappresenta anche l'Europa Unita, eccetera. Però questo euro non eravamo preparati ad accoglierlo.
e nella misura in cui ce lo hanno anche imposto. Le aziende sono in crisi perché non sono più competitive, in particolar modo con i paesi che nel passato acquistavano da noi, vedi Germania e tanti altri. E poi c'è un altro fattore legato a questo, che è la delocalizzazione, che questa comunque andava a livello politico fermata oppure giostrata, no? In un certo senso, perché una delocalizzazione selvaggia è fatta solo per avere maggiori introiti e non si bada alla salvaguardia delle famiglie che rimangono senza lavoro. Quindi io vorrei una risposta da voi, anche 5 Stelle, qual è la vostra posizione in riferimento all'euro? Che dico, l'euro va bene perché l'euro rappresenta veramente l'Europa, però attenzione che l'euro è stato fatto così in una maniera troppo facile. E la delocalizzazione doveva essere fatta non dalla sera alla mattina, ma doveva essere fatta in un tempo molto più lungo. Io direi quasi 10 anni. Guardi. Ho finito. Va bene. Allora, guardi, l'Europa e l'euro, manca una sillaba, no? Euro fa. Cioè, hanno dimenticato un pezzettino. E io credo l'abbiano dimenticato apposta. È stata costruita dimenticando la dimensione solidaristica. Noi ci percepiamo italiani e pensiamo che le zone povere, anche nel Veneto abbiamo aree meno sviluppate, pensiamo a Rovigo, o aree che hanno difficoltà particolari come la provincia di Belluno, che ha un territorio che rende più difficoltose alcune attività produttive. Beh, allora noi ci percepiamo come parte di una stessa entità. Ci sentiamo, una volta si diceva, ci sentiamo fratelli, cose così, no? Ma in Europa questo c'è? Perché la sensazione è che il meccanismo effettivamente sia stato concepito a vantaggio di alcuni e a danno di altri. I vincoli che noi abbiamo, per esempio, dal punto di vista del bilancio, l'obbligo a rispettare certi parametri e il fatto che questa moneta sia forte è una penalizzazione pesantissima. E a noi servirebbe un euro molto più debole, noi italiani. I tedeschi addirittura lo vorrebbero ancora più forte. E allora come si fa? O l'Europa riesce a determinare degli strumenti, a trovare degli strumenti redistributivi che compensino gli squilibri che la moneta unica porta, e allora avremmo i vantaggi. Oppure, come posso dire, accaniscione fessa, no? E probabilmente quello che i governi, il nostro governo non sta facendo, oggi Letta è andato a dare un bacione a Putin, no? E loro vanno a fare la riverenza, vanno in Europa, Letta va al Consiglio d'Europa, poi ci torna, ci racconta delle cose, dice che ci hanno allargato i cordoni della borsa, in realtà ci hanno consentito di spendere, se non ricordo male, 7 miliardi in più, sì, a patto che compriamo, investiamo in progetti di interesse europeo, cioè vuol dire che alla fine siamo anche le imprese degli altri a beneficiarne. Noi dobbiamo uscire un po' dalla logica che quello che è tuo è mio e quello che è mio è ancora mio. Fatto questo, garantito questo, io non credo che l'euro sia di per sé un male e l'Europa non sia di per sé un male. Per certi versi noi abbiamo anche, come si può dire, dei sistemi di controllo che ci aiutano a essere un po' più civili. Solo che se poi noi siamo sordi quando ci vengono chieste certe cose, se noi continuiamo a pagare multe salate per le infrazioni perché non rispettiamo le direttive europee, siamo 3 paesi che in Europa che non hanno il reddito di cittadinanza, uno è la Grecia e l'altro mi pare sia la Bulgaria. Ecco, sta a noi anche imporci dove abbiamo dei diritti
e rispettare dove abbiamo dei doveri. No, va bene, precisazione velocissima. Non dicevo che la cultura umanistica non sia importante, è la percentuale degli studenti nelle culture umanistiche che è sfasati biologici. Serve il futuro per poter competere, non possiamo solo insegnare la tecnica. Buonasera, sono di Coppia del Contribuente di Veneto del Gruppo. Noi ci distinguiamo per le nostre battaglie contro i soprusi delle banche e i privilegi che hanno le banche, anche legislativi. Qui hanno due proposte di modifica di due leggi importanti che danno dei privilegi talmente gravi nei confronti degli imprenditori che mette nelle condizioni le banche di mettere ipoteche giudiziali sui beni degli imprenditori sulla base di un saldo negativo del conto corrente che molto spesso, più delle volte, per non dire sempre, viene giudicato non certo nel liquido esigibile da parte dei giudici di merito. Ora qui siamo di fronte a una disparità costituzionale che poi è stata anche cassata dalla Cassazione con la recente sentenza, che deve essere per forza di cose modificata. Qui c'è il cosiddetto articolo 50, testo unico bancario, legge 3.5.93, che prevede quello che ho detto prima. Bisogna assolutamente modificarlo. Qui ci troviamo di fronte a imprenditori che si vedono mettere a rasa tutti i propri patrimoni. Io ho in casa addirittura la licenza di un imprenditore che per 12.000 euro la banca austriaca, tra l'altro, gli ha messo l'ipoteca giudiziaria per un valore di 2.360.000 euro. E siamo di fronte poi che adesso in giudizio stiamo dimostrando che il saldo non era quello e quindi molto probabilmente verrà o alterato o portato in positivo a favore dell'imprenditore. Quindi siamo di fronte a un vero e proprio soprusi di natura costituzionale che devono essere assolutamente cambiati. Voglio aggiungere un'altra cosa. Proprio è notizia di ieri, ma noi le vinciamo praticamente tutti i giorni in tutti i tribunali italiani, che il Tribunale di Treviso ha condannato una primaria banca alla restituzione di 440.000 euro a un imprenditore Treviso, della banca trevigiana, per anatocismi, usure e quant'altro all'interno dei propri conti correnti. Qui abbiamo di fronte la più macroscopica e colossale esproprio nei confronti degli imprenditori senza che nessuno abbia mai detto nulla. Noi abbiamo le prove, perché io stesso tra l'altro ho 5 sentenze contro la più grande banca del Veneto, la Cassa di Risparmio, prima di Paolo Rovigo e adesso del Veneto, dove ha dimostrato in giudizio sia sul mutuo prima casa, ha dimostrato che era una vera e propria burla, una vera e propria truffa. E poi anche sugli anatocismi della mia azienda, una piccola azienda artigiana, e ho dimostrato sia nel Tribunale di Padova sia addirittura nella Corte d'Appello di Venezia che era tutto a favore mio. Ho sconfitto il Consiglio di amministrazione di questa banca e lo faccio adesso da alcuni anni anche a favore di altri imprenditori. Il problema è questo qui: se nessuno ci dà una mano, noi abbiamo quantificato in circa 40 miliardi di euro solo nel Veneto da recuperare solo nel credito, abbiamo quantificato proprio il difetto, perché ogni volta che si va a esaminare qualunque conto corrente lo troviamo viziato da di tutto, ma anche rapporti recentissimi. C'è la cosiddetta commissione di istruttoria veloce, che è un vero e proprio furto. Qui assistiamo a uno sconfinamento che può essere anche di un euro, ma alcune banche mettono anche il limite a 100 euro, applicano dai 20 ai 100 euro di cosiddetta commissione di istruttoria veloce, che non serve essere un professore di matematica per capire che è una vera e propria usura. Il 100% giornaliero ha applicato questo problema. È una forma assolutamente. Abbiamo il caso di un piccolo imprenditore di Mestre che ha avuto 22 commissioni di istruttoria veloce per 25 euro l'una, per un totale di 550 euro su un trimestre. Qua per uno scoperto medio di meno di 2.000 euro per quando andava fuori
rientrava, andava fuori e rientrava, e gli applicavano 25 euro, addirittura un giorno per 60 euro gli hanno applicato 25 euro di commissione. Ma vi rendete conto che... Alfredo, sì, no, voglio dirti. Allora, Confeder Contribuente fa parte di questa rete che abbiamo fatto, Rete Sì. Le due proposte di legge sono già in tasca, sia a Matteo sia a Giovanni, quindi le porteranno avanti sicuramente. Però dobbiamo dire una cosa, adesso sul sito più di uno ci ha proposto di fare un elenco delle poltrone, cioè il problema delle associazioni è che stanno seduti i vertici delle associazioni sui consigli delle banche, e quindi per proteggere la loro poltrona che li rende 50.000 euro l'anno molte volte, ce ne stanno zitti zitti e non parlano. Quindi cominceremo da lì a scoprire gli altarini, così come li scopriremo, a proposito, dopo ho finito, domani dalle 3:30 a Pordenone in piazza, quindi vi fate un giro con la famiglia, c'è l'auditorium della regione, è in via Roma 2, vi ricordate via Roma, che è anche facile da ricordare. Abbiamo messo insieme, il sindacato è con noi sul tavolo, almeno il sindacato quello che ha il coraggio che abbiamo noi. I politici sono seduti in prima fila, così come i presidenti di varie associazioni, quelli che avranno il coraggio di presentarsi, e ci saranno centinaia di operai e di dipendenti lavoratori dell'Electrolux. Quindi affronteremo tutti questi problemi, tu ci sei, quindi cominceremo, vi divertirete un sacco, quindi vi invito ad esserci. I imprenditori hanno uno strumento formidabile per difendersi, analizzare i propri conti, preanalizzare, verificare. Sì, ma Alfredo, il problema è che pochi alzano la testa e che sono indebitati con le banche, ma non è... hanno paura delle ritorsioni. Magari non hanno i conti tutti a posto, oppure hanno comunque il terrore della finanza, perché è l'altra arma che lo Stato usa. E quindi noi siamo sudditi. Io un po' di coraggio ce l'ho ancora, non so finché non mi massacrano del tutto. Guarda che, cioè, bisogna stare alla testa prima che arrivi il suicidio, perché noi purtroppo stiamo... L'altro giorno a Paola si è suicidato un benzinaio che tra l'altro conosceva Mondiale, persona solare, sempre sorridente, eccetera. Non è possibile che noi arriviamo a questi livelli perché ci stanno premendo per questi problemi, che poi alla fine noi abbiamo subito un altro imprenditore suicida, che non era lui che doveva dare 94.000 euro alle banche, ma secondo i nostri calcoli è lui che doveva ricevere 670.000, e adesso l'11 marzo abbiamo... Alfredo, fermiamoci, perché non credo, portiamo via tempo a... Cioè, il problema dell'Italia è che il 75% vive direttamente e indirettamente di attività dell'ente pubblico. Il 75% dell'economia è pubblica, purtroppo. Grazie. Altre domande, signori? Sì, buonasera. Sono Colombano, all'inizio il direttore aveva detto che questa crisi era voluta, Allora, le teorie che l'euro è stato fatto per indebitare gli italiani, perché più debiti hanno, più interessi pagheranno le banche, quindi c'è una tresca, diciamo così. L'ha detto Tremonti, non l'ho detto io. Cosa fa? Visca. Quindi è molto discussa questa tesi. Se venite a Pordenone c'è Magdi Cristiano Lam, che lui porta avanti questa cosa con veemenza, così come altri portano avanti con veemenza. Diciamoci però una cosa, la posizione della nostra rete fatta di 25 associazioni, logicamente ognuno ha la sua idea, ve la riassumo in due parole. Se noi domani mattina ci riappropriamo della stampa moneta, dobbiamo andarci a comprare il petrolio, le materie prime, siamo d'accordo? Voi sapete che siamo debitori verso l'estero del 40% del latte, della carne, eccetera. Quindi diciamo che abbiamo fatto una politica accelerata, dovevamo almeno essere come la Svizzera, autonomi almeno sul food e su quello che serve per vivere. Quindi nel momento che noi stampiamo una moneta, finché abbiamo uno Stato che spreca questo ammontare, cos'è che succede? Che stamperanno un casino di moneta ed avremo un'inflazione del 20% all'anno.
qualcuno di voi, ma penso molti di voi, si ricordate, il 20% di inflazione era perché stampavano il 20% all'anno di massa monetaria. L'inflazione è niente più, niente meno che la moneta che si stampa in più. I tedeschi questa non la vogliono, la vogliono quasi a zero, quindi noi che siamo stati delle cicale per 20 anni, per 30 anni, anziché mettere via e ristrutturare lo Stato, abbiamo tenuto uno Stato scellerato. Le superpensioni, i super stipendi, i super sprechi. Lo sapete che la politica in Italia costa il 40% in più della Germania, dell'Inghilterra o della Francia in proporzione al prodotto interno lordo. Quindi la prima cosa da fare è ristrutturare lo Stato, perché se noi abbiamo un'azienda che ha più costi che ricavi, che cosa fai? Prima cosa devi ristrutturare lo Stato, contestualmente rilanciare la produzione, e ti servono i soldi per fare questo. Quindi bisogna dimostrare di essere bravi e dire ok, tagliamo questi costi, dobbiamo rilanciare le infrastrutture e la produzione, quindi ci serve una moratoria. Quindi bisogna andare, trattare, poi piantando i pugni sul tavolo se occorre, però bisogna andare con serietà. Io vi dico, vengo da 2 giorni in Germania, ero dentro la NATO e la base americana, per altri motivi mi hanno chiamato, eccetera. Siamo andati in questi discorsi. I tedeschi, sapete cosa mi hanno detto? Ma per forza voi italiani siete allo sfacello. Il vostro Presidente della Repubblica costa 20 volte il nostro, i vostri parlamentari costano il doppio di quanto lui esagerava. Cioè voi state sprecando, vivete come, vivete dolce vita, cioè mi prendevano in giro, mi capite? Vivono! Come? Vivono! Vivono! Non gli italiani! Allora, non so se è meglio essere disoccupati o avere comunque una piena occupazione che al primo ingresso è 400-600. Io ho cominciato a fare l'apprendista, so che mi pagavano pochissimo, se vi dico il mio primo stipendio era 8.000 lire, sono molti anni fa, però voglio dire, 8.000 lire sarebbero 4 euro, scusate, c'è stata molta inflazione, ma una volta c'era l'apprendistato, c'era il primo ingresso. Adesso sapete perché gli imprenditori, ma gli imprenditori, tutti quelli che si vengono, mettetevi a fare l'imprenditore, assumete una persona per dargli 1.000 euro, vi costa 2.200. Chiedi, ah no? Chiedo a David, che fa l'imprenditore? Cosa ti costa un dipendente? Cioè questo è l'assurdo italiano, dobbiamo tagliare i costi assurdi di un'imposizione fiscale e contributiva che non ha eguali al mondo. Avevo aziende in 28 stati, la Permastilisa oggi è in 32. In Svizzera si pagano il 16% di contributi, in Italia il 50%. Cominciamo da lì. Mi spiace perché credo che la maggior parte magari non siete imprenditori. Provate a fare l'imprenditore, è più difficile che fare il dipendente. È vero che qualcuno riesce a guadagnare di più, ma molti falliscono, hanno problemi, lavorano il doppio o il triplo. Quindi voglio dire, questo è il motore di questo Stato. Il 25% delle attività sono private, il 75% sono pubbliche. Cioè noi abbiamo uno Stato che non è competitivo. È l'ultimo Stato al mondo dopo Cuba con questa percentuale di statalizzazione. E ricordatevi che queste aziende statali, tanto per dirvi l'ascochiave che è qui fuori dalla porta, sono governate dalla politica. Non voglio criticare, però vi lascio tirare le conclusioni. Grazie. Volevo chiedere anche il punto che non abbiamo una banca di Stato e non possiamo avere il credito moneta dalla BCE allo 0,25% e invece lo paghiamo al 5 e passa, eccetera. Già questo ci porterebbe a risparmiare, non so, credo 80 miliardi. Quindi penso che prima partiamo da lì e poi facciamo anche tutto il resto. Grazie. Scritto chiaramente, questa è la prima distorsione. Le banche sono stretto a patrimonio, cosa hanno inventato? Hanno inventato che non va lo Stato a prendere i soldi a 0,25 che li rilascia la BCE, ma li fa passare attraverso le banche in maniera che queste guadagnano oltre il 50% dell'utile degli ultimi anni delle banche
sono per questo, come lo vogliamo chiamare, aggiotaggio, Alfredo? Sì, perché prendono i soldi a 0,25 e li prestano allo Stato al 5. E le tasse le paghiamo noi, naturalmente, con le tasse. Ci mettono le tasse per restituire solo gli interessi, quei 100 miliardi all'anno. Certo che ci sono queste distorsioni. Non è facile cambiare dalla sera alla mattina, eh? Non è facile uscire dai 2.000 miliardi di debito, non sarà facile. Purtroppo non possiamo delegare, qui il grillo dovete... Devo dire, il Movimento 5 Stelle ha avuto un grande merito. Io ve lo dico come cittadino che ormai, diciamo, potrebbe anche non interessarsi più. I cittadini hanno votato con la pancia, con il tifo, destra, sinistra, eccetera. Se non altro, questi 12 mesi di Parlamento hanno fatto capire cosa succede all'interno del Parlamento. Avete visto che distribuiscono miliardi a palate, ci sono lobby, c'è veramente del torbido. Avrete capito che quelli che vi presentavano come tecnici probabilmente è una tresca finanziaria internazionale che si stanno arricchendo, stanno spogliando ognuno di noi, compresi gli imprenditori, per arricchire le banche, una bisca finanziaria che poi non so dove andranno i soldi, perché sono digitali i soldi. La massa monetaria in circolazione è spaventosa. Voi sapete che la banca oggi, dal 1972 se non sbaglio, voi mettete i soldi in banca, la banca per ogni 100 euro che voi date in banca ne presta 1000. Voi lo sapete, spero. Ecco. Qualcuno sì. Quindi c'è una moltiplicazione, poi senza parlare dei derivati, dei swap. Arrivano, la linea Sbrada aveva più di 100 volte i depositi. Quindi le banche, appena c'è un'insolvenza, come in questo momento che arriva al 3-4%, teoricamente sono tutte fallite. Quindi vengono tenute in vita perché altrimenti crolla l'intero sistema. Monetario, la riserva fazionale. Lanciare il signore laggiù. Grazie. Sì, sul reddito di cittadinanza volevo dire, a me può anche star bene, ma legatelo a dei lavori socialmente utili senza andare a portare via lavoro a altri, tipo abbiamo i torrenti pieni di immondizia, abbiamo i boschi che sono disastrati, potrebbero tenere aperto qualche ora in più le biblioteche, che forse andando a leggere qualche libro magari qualche mente si apre di più. Quindi anche per la dignità della persona la cosa regalata non va mai bene, anche se può avere tutti noi il ritorno allo Stato, però deve essere legato a qualcosa che faccia crescere la società e anche la persona. Grazie. Perché chiaramente per questioni di tempo non ho spiegato il meccanismo intero del reddito di cittadinanza o comunque delle varie proposte che stiamo portando avanti. L'ho sintetizzato in quella frase che noi non siamo per uno Stato assistenzialista e mi riferivo proprio a questo. Io credo che la situazione attuale sia forse peggiore del reddito di cittadinanza. Oggi una persona che è in cassa integrazione sta a casa e sta a far nulla, a volte può essere chiamato per questi servizi socialmente utili, ma a volte veramente raramente, ok? Ma sono, è senza speranza perché una... E quelli che magari non sono d'accordo a lasciar partire la legislatura. Quindi noi dovevamo in qualche maniera fare come le damigelle e reggere il velo ai partiti che andavano a sposarsi. Questo è un po' troppo. Aggiungo un'altra cosa. Non c'entra col tema di oggi, però lo sento come una grande vittoria anche questa. Sul tema delle grandi navi da crociera a Venezia, il ministro Lupi stava facendo una cosa vergognosa, adottando la legge obiettivo per saltare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale e tirare dritto su un progetto da 170 milioni di euro per scavare un canale che avrebbe devastato la laguna, incompatibile con le leggi, con la convenienza economica, perché non abbiamo soldi da spendere in una cosa di questo tipo. C'erano soluzioni alternative. Io ho proposto al collega Casson del PD di fare una mozione. Gli ho detto proprio così, dobbiamo fare qualcosa di più incisivo, se no questo
il colpo di mano sotto Natale ce lo fa. Abbiamo depositato prima di Natale una mozione noi, subito dopo l'ha fatto anche lui, è stata discussa ieri, siamo arrivati a un testo convergente ed è stato votato, tranne due astenuti, all'unanimità. Allora questo io lo chiamo forza delle idee. Certo non è stato votato il testo ideale che noi avremmo voluto, ma abbiamo obbligato dal centrodestra, Forza Italia, la Lega, Scelta Civica a convergere sulle nostre posizioni e a imporre che tutti i progetti fossero invece valutati sul piano di parità, non solo quelli che hanno le lobby alle spalle e ti presentano il progetto snocciolato anche nei dettagli, ma anche i progetti che sono vincenti come forza concettuale e che non hanno alle spalle i potenti a finanziare. Adesso vedremo, non è detta l'ultima parola, ma intanto se voi leggete il giornale di oggi, di questo trovate traccia, ve lo dico io, merito di chi ci è venuto dietro, l'iniziativa è stata nostra. Grazie, sono convinto quasi anche me, e poi finisco. E nel documento che avete lì, voglio lasciarvi con un po' di speranza, perché sennò qui ci diciamo sempre... Cioè ristrutturare questo Stato si può rilanciare l'economia in 3 anni, senza ombra di dubbio. Quindi se vinceranno i partiti che hanno fatto questo disastro, ci porteranno, purtroppo dovremo sopportare 1 anno finché toccheremo il fondo e poi ripartiamo. Ma comunque la possibilità di risalire alla nostra economia c'è e è anche veloce dal pare. Vi ricordo che il Vega me l'avevano dato con 21 milioni di debito, in 2 anni e mezzo l'abbiamo riportato con 5 milioni in cassa. È un'azienda pubblica, quindi basta mettersi di buona lena. Grazie, per essere brevi nelle risposte. Buonasera. Io sono un imprenditore, non credo di essere l'unico in sala, così occhio. Ciao David, malgrado i riflettori mi hai riconosciuto. Ciao David, ciao. Non credo di essere l'unico e quindi... Io che sono un piccolo imprenditore assieme agli altri, ho scoperto da una ricerca di Union Camere del 2008, un po' datata comunque, è quella attualmente in essere, non ci sono dati nuovi, siamo il 92% del PIL, ripeto, perché a volte non ci si fa caso, le piccole e medie imprese in Italia sono il 92% del prodotto interno lordo. Quindi quando si parla di grandi imprese, si parla dell'ENI, della Fiat piuttosto che della Terra, per carità, sono realtà straordinariamente importanti, però il 92% del PIL lo produciamo noi. Inoltre il 67% dell'occupazione, della forza dei posti di lavoro, li creiamo noi. Questo non è per autocelebrarci, ma è semplicemente perché voglio che sia resa ancora più feroce e pregnante la schifezza. Perdonatemi, io sono un uomo di chiedo, sono abituato a parlare in modo schietto, perché sia più evidente la gravità e la schifezza delle cose che sugli imprenditori oggi vengono fatte. Stanno facendo carne di porco, da tutti i punti di vista. A parte tutto quello che ha già detto il signore che ha parlato a nome del Federcontribuenti prima, quindi non ripeto perché altrimenti perderei tempo, voglio dirvi 2 cose. E forse se voglio anche una terza e se mi dà... No, mi dispiace. Non ho capito se è un inciso o una domanda. Va bene. No, allora, posso finire o vado via? Perché cioè io non ho... No, nessun desiderio di apparire, non ho nessun desiderio di parlare. Siccome l'ultima volta ho votato il Movimento 5 Stelle, credo che per un milionesimo di diritto di dire una cosa a fine, se poi lei vuole che tronchi, tronco. Posso andare avanti? Come? Grazie. Allora, quindi volevo dire 2 cose, se ho voglia, se me ne date la possibilità, anche una terza, ma 2 le voglio dire. Primo, noi stiamo ancora aspettando
E lo dico qua perché, per inciso, di solito non intervengo mai, vado, ascolto, ma non ho nessuna voglia di intervenire nei convegni pubblici. Siccome stasera ci sono due deputati, allora li responsabilizzo maggiormente perché voglio dire loro una cosa e che loro l'ascoltino di fronte a una platea di 400-500 persone. La prima cosa è, stiamo ancora aspettando il pagamento dell'IVA per cassa. Cioè, se lo sono dimenticati tutti, i non addetti ai lavori in platea, mi scuso, non voglio mancarvi di rispetto, però magari non hanno dimestichezza, oggi la legge dice che se io, oggi è il 29 del mese, fatturo 100.000 euro, 21.000 euro devo versare di IVA. E siccome una partita di giro, quando incasserò la fattura, recupero quei 21.000, però le fatture mediamente me ne pagano dopo 4-5, queste cose le sto dicendo per i non addetti ai lavori, chiedo scusa, dopo 6-7 mesi i più sfigati, quelli più fortunati dopo 90 giorni, però lo Stato mi chiede l'IVA, oggi è il 29 febbraio, il 16 marzo devo versare l'IVA, 15 giorni dopo devo anticipare, allora il primo mese ne anticipo 20, il secondo 20, il terzo 20, il quarto 20, alla fine io sto fuori di tasca mia di 120, 150, 200 mila euro a seconda del fatturato, non ce la facciamo più. Quindi ce l'aveva promesso Berlusconi, poi mi fa, no, c'è poco da dire, non è l'unico che ha promesso, no, calma, io sono per i dati a Cesare quel che dicevo. Non l'ha promesso solo Berlusconi, che io non ho mai votato, tra l'altro, ma io cerco di essere corretto. Poi l'ha promesso un esponente del PD, mi pare Brunetta, non vorrei dire, su questo posso sbagliare, se è stato, mi pare di averlo sentito anche in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Perfetto, lo stiamo ancora aspettando, perché cosa succede? L'imprenditore che non ha i soldi per versare l'IVA, perché non li ha, non è che la evade, non li ha. Questo Stato è talmente feroce e disonesto nei confronti di questi imprenditori che sono quelli del 92% del PIL, che se tu, e ti ricordi Borrelli dove sto andando a parare adesso, perché adesso io vorrei una risposta su quelle cose che adesso dirò. Lo Stato, se uno non versa, attenzione, non per evasa l'IVA, ma per omesso versamento, che non è evasione, è che uno non aveva i soldi. Superiore, onorevoli deputati, superiore ai 100.000 euro scatta la denuncia penale. Allora vi comunico, se non lo sapete, che oggi, in questo momento, metà dei tribunali italiani sono intasati da denunce penali di imprenditori che non hanno evaso le tasse, ma che però si beccano una denuncia sulla base di un decreto legislativo, non mi ricordo il numero, però Borrelli, per cortesia, Borrelli ha ancora la mia mail, col testo di legge che mi avevi detto che avresti trasmesso al gruppo parlamentare, non ho più sentito nulla, e siccome io sono quello che ci mette sempre la pezzetta, allora do quest'ultima notizia, poi chiudo, state tranquilli tutti, non annoio più nessuno. Nel corso di un dibattito televisivo a cui ho partecipato, seduta accanto a me c'era anche l'onorevole Luisa Calimani di Selfo. Me ne frega nulla che sia di sé, ho detto sta cosa durante il dibattito televisivo, l'onorevole Calimani, incuriosita, mi ha detto: ma mi spieghi di cosa si tratta? Mai sentita sta roba? Ma come mai sentita sta roba? Abbiamo poco da ridere, amici, perché di cosa? L'onorevole Calimani, non è mica finita, te la dico tutta, dopo ti dico quando. Sarà un mese fa. Allora l'onorevole Luisa Calimani mi ha detto: fammi una cortesia, perché il bello viene adesso, mandami una mail
col numero della legge, e allora io ho scritto una mail, cara onorevole Luisa Calimani, la legge gentilissima è come persona, per carità, una persona assolutamente disponibile, io non ho nulla da dire, ha preso sta mail e l'ha mandata qua, se mi aiutate perché non mi ricordo i nomi, David, se mi aiutate perché non mi ricordo i nomi, il capogruppo alla Camera è una donna da Vicenza del PD. Come? No? Va bene, fa niente. La Calimani ha mandato a una deputata, è da Vicenza, mi sfugge il nome, a una deputata del PD, la mia mail col testo di legge, mi è arrivata in copia la risposta via mail di questa deputata del PD di Roma e dice testualmente, non mi sto inventando perché ce l'ho, se no vi porto la mail, dice, mi pare impossibile. Non vedo il titolare tra il pubblico per fortuna, ma sospetto che ci cacci. Vada, finisco subito. Mi dispiace aver detto cose banali e noiose. Non sono banali. Allora, grazie. Allora io vorrei. Sono anche altri che devono intervenire. Ho capito, ascolta, questa gente che va in galera per queste robe. Francamente oggi sentir parlare della legge elettorale a noi altri imprenditori, scusami la franchezza, non ne frega assolutamente niente. Non siamo ebeti, se ne, perché adesso parliamo il Veneto, visto che siamo in Veneto, non siamo ebeti, siamo perfettamente coscienti dell'importanza fondamentale che ha la legge elettorale per le istituzioni democratiche di uno Stato sovrano e per le sue. Però dovremmo vivere, stiamo morendo, e oltre a essere bastonai dalle banche, perché andiamo in banca a farsi prestare i schei, pagare allo Stato per l'IVA che non abbiamo schei da pagare, oltre a pagare interessi quasi le banche, dopo ci impicchiamo alla fine cornuti e bastonati, riceviamo denuncia penale. Bravo, bravo. Allora, posso rispondere o vai via? No, sta da via! No, non sta qua! Allora... Non si sa che sono cattivo, sta andando per il tiso, grazie! Ma io? Allora, quello che hai chiesto, ma non solo quello che hai chiesto, perché... Allora, giusto perché così almeno tutti parliamo la stessa lingua, è stato consegnato un documento con delle proposte a favore delle imprese. Io l'ho incontrato, ho preso questo documento, l'ho trasmesso ai parlamentari, ho segnalato questa cosa che lui diceva sull'IVA, perché non la sapevo neanche io, anch'io ho avuto la faccia esterrefatta e ho detto, ma com'è possibile? E quindi ci siamo attivati subito. Abbiamo fatto l'emendamento che chiedeva la cosa dell'IVA e anche la questione del penale, l'emendamento è stato bocciato. Quindi, allora, la legge elettorale, che ovviamente non è quella che mi dà da vivere, perché facendo l'imprenditore non dà da vivere nemmeno a me, mentre l'IVA sì, il problema è che la legge elettorale è quel meccanismo che mi permette probabilmente un giorno di non solo presentarlo questo emendamento, ma anche votarlo e renderlo effettivo, perché finché io lo presento e qualcuno lo boccia e poi è lo stesso che viene alle vostre convention e vi prende per il culo, e allora capisci che non ho speranza. Perché questo è quello che stiamo facendo, noi non abbiamo la maggioranza, presentiamo questi testi, emendiamo questi decreti legge a favore, perché giustamente ed è quello che serve, a me serve avere persone come te che vengono a dirmi guarda che c'è questa cosa che non va, perché non è che sappiamo tutto, quindi ben venga se ce ne sono altri in sala che hanno altre cose da segnalarci, ma ben venga, lo scriviamo l'emendamento, scriviamo le mozioni, il testo di legge, qualsiasi cosa, il problema è che non abbiamo poi la maggioranza per potercela votare e per farla passare, e questi lo bocciano. Grazie, io ringrazio te invece che mi hai dato la possibilità di dirlo, perché ci avete provato e vabbè, non avevate comuni d'accordo, però per cortesia ai signori deputati non ce la facciamo più, cioè sia chiaro, siete tranquilli che tra l'altro io te lo sa, rappresento molti ma molti altri piccoli
E adesso lo sa, per noi di Roma, voi siete l'ultima piaga. So che ci sono imprenditori che vanno alle conferenze del PD, dove non importa niente, me ne frega niente, me ne frega niente. Noi siamo alla casa del gas, neanche perché ci hanno chiuso il signor gas. Ultimo intervento, grazie. Sì, una breve notazione su quel meccanismo triangolare che era stato evidenziato nella slide. Si parlava di impresa che doveva appunto generare reddito per le famiglie, le quali dovevano poi consumare e ovviamente da lì ripartiva poi il circuito. Ecco, premesso che l'impresa è un incontro di capitale e sottolineiamolo anche di lavoro e che quindi hanno entrambi pari dignità e quindi il lavoro genera reddito, questo incontro tra capitale e lavoro genera reddito per le famiglie e consumo. Però quel meccanismo si è inceppato, come si inceppò già negli anni 30 dopo la grande crisi del 29. Ora è evidente che basandosi solamente sulle forze cosiddette libere, sulla mano invisibile del mercato e altre baggianate del genere, non se ne viene fuori, perché evidentemente l'impresa ha come suo obiettivo principale, non solo ma principale, chiaramente la realizzazione legittima di un margine di profitto. Dove non ci sono delle prospettive di profitto è chiaro che non c'è neanche investimento. In un determinato momento, quando il meccanismo si inceppa, mi spiace doverlo dire, ma deve in qualche maniera reintervenire una mano pubblica, che non significa tornare ai carrozzoni del passato, significa capire che la storia negli ultimi 25 anni ha compiuto, il pendolo ha compiuto una parabola, 25 anni fa è stato decretato dai pianificati, in questi anni stiamo vedendo invece il fallimento dei criteri basati sulla cosiddetta mano invisibile del mercato. Il mercato non risolve tutto, questo è chiaro. Quindi quello che va evidenziato e trovato è un nuovo punto di equilibrio, un nuovo punto di partenza in cui uno Stato e a maggior ragione un'unione di Stati che non è solamente, che rappresenta non solamente una parte della società ma varie componenti della società deve appunto trovare questo nuovo punto di equilibrio. Questo equilibrio qui verrà generato proprio da non solamente rivoltando come un calzino questo paese, ma rivoltando come un calzino la stessa Unione Europea. D'altra parte, se non saremo noi a farlo, sarà il sistema economico mondiale che si riequilibrerà per vasi comunicanti, perché un sistema di economia globalizzata è un sistema a vasi comunicanti. Chiaramente il liquido si abbassa in un vaso e si rialza nell'altro. Il fatto che, tanto per dirne una, in Cambogia e in Bangladesh scendono in piazza per portare i salari da 40 dollari a 100 dollari al mese, perché con 40 dollari al mese non vivono, è evidente che questo sta riequilibrando lentamente, ma neanche tanto lentamente, ormai con una progressione abbastanza accelerata del sistema. Quindi il sistema arriverà, volenti o nolenti, a un riequilibrio della situazione economica. L'importante è riuscire a dominare queste dinamiche qui, e queste dinamiche riusciremo a dominarle solo se riusciremo a rivoltare queste istituzioni nazionali ed europee come fondazione. Grazie. Lei ha detto in maniera ordinata e perfetta quello che di confuso io ho nella testa. Complimenti. Signori, penso che sia arrivato il momento di salutarci, è stato un piacere, vi lasciamo con un piccolo annuncio. Intanto vi ringrazio di essere venuti perché siete voi la vera forza del Movimento 5 Stelle. Siamo contenti che siete venuti a informarvi e speriamo che a casa portate un bagaglio di questo genere e quindi lo trasportate. Io e il nostro gruppo di Pieve di Soligo del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto 20.000 volantini, fatto informazione in tutta la vallata, 500 locandine, abbiamo speso il nostro tempo, abbiamo messo di tasca nostra tutte queste spese qua, non vi abbiamo fatto pagare un euro di entrata perché riteniamo che sia giusto che ognuno abbia un'informazione libera, anche chi non ha soldi, chi non ha lavoro. Nonostante questo vi chiediamo di aiutarci lo stesso, se potete, se avete le possibilità, qualche euro alla cassetta fuori, vi ringraziamo. Chi vuole lasciare i vostri contatti, va a sapere le nostre prossime iniziative, per sapere quello che facciamo, potete lasciare la vostra email o il telefono
al banchetto. Avete ricevuto questo foglio, costruito insieme la lista Movimento 5 Stelle, è una cosa più piccola, più locale, perché saranno le votazioni comunali, qui intorno ci sono 8 comuni che vanno a voto, non si parla di cose più grandi che abbiamo parlato fino adesso, del lavoro, si parla di cose più in piccolo, ma non è dal piccolo che si può fare tanto, perché noi con i comuni dove vogliamo andare, vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo l'acqua di rubinetto alle mense scolastiche, mense biologiche nelle scuole. Vogliamo stop al consumo del territorio, vogliamo riqualificazione degli edifici comunali, vogliamo una classificazione, vogliamo costruire solo classe A per le abitazioni, vogliamo tante cose, le vogliamo fare e decidere insieme a voi, chi vuole può metterci la faccia, può metterci il proprio tempo per il nostro territorio. Noi vogliamo un biodistretto, vogliamo stop ai pesticidi, vogliamo una riqualificazione migliore del nostro territorio, continuare con l'agricoltura che ci serve, sarà il nostro. Quindi vi aspettiamo alle serate che trovate nel foglio e vi ringrazio, i relatori, tutti quanti. Grazie.